Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Giosuè De Salvo, coordinatore del Comitato Expo dei Popoli e vi do il mio benvenuto anche a nome della Fondazione Cariplo, insieme alla quale abbiamo organizzato questo incontro di oggi. Come molti di voi sapranno, tutto ciò che stiamo facendo come Comitato in questi mesi è figlio di un grande evento. Il grande evento per noi è stato il forum della società civile dei movimenti contadini, si è tenuto dal 3 al 5 ottobre scorso in Fabbrica del Vapore, qui a Milano. 14 reti internazionali con 180 delegati da oltre 50 paesi che abbiamo riunito qui a Milano per raccogliere la sfida politico-culturale lanciata dall'Esposizione Universale. Quindi utile il pianeta a fare in modo sostenibile. E noi abbiamo letto garantire il diritto a una nutrizione adeguata per tutti e garantire una sostenibilità vera, sociale, ambientale, economica e istituzionale. Sono stati 3 giorni molto intensi, 3 giorni di plenarie, 3 giorni di gruppi di lavoro e anche momenti di intrattenimento per il pubblico che ci è venuto a trovare, quella che è diventata un po' una casa dell'Expo dei Popoli. E una 3 giorni che ha partorito non tanto una carta, perché di carte ce n'erano già un po' troppe in giro, ma ha prodotto un documento inclusivo, un output document, direi un output document vivo perché rappresenta le 10 grandi assi di cambiamento su cui, come società civile e movimenti contadini, siamo impegnati. Quindi un documento conclusivo, non nuovo, ma la sintesi di quello che ci unisce come associazioni, come ONG, movimenti sociali, movimenti contadini di tutto il mondo. Al centro di questo documento c'è la sovranità alimentare e l'agroecologia. Questo documento lo trovate ovviamente sul sito Expo dei Popoli, ma oggi lo trovate anche rappresentato in fumetti nella sala attigua, dove poi faremo il buffet finale. Sono fumetti realizzati da Becco Giallo, casa editrice di Bologna, che ha risposto alla ulteriore sfida che abbiamo dato di tradurre appunto in un linguaggio più fruibile, più intellegibile per il grande pubblico questi 10 grandi punti di svolta dal nostro punto di vista. Ecco, siccome c'è questo grande evento madre, io penso che la cosa migliore di iniziare questa giornata è un po' cercare di ricostruire le parole chiave e il clima di quei giorni, e cercare appunto di rientrarci collocando la discussione di oggi nell'alveo di quelle discussioni. Quindi abbiamo preparato un breve contributo video che ci riporta un po' indietro nel tempo. Il forum darà voce soprattutto ai rappresentanti di agricoltura, conduzione familiare e di piccola scala. At the Expo in Milan, they claim that they feed the world and that they have the solution for hunger. They will create jobs using the image of agroecology, sustainable farming, and it's just the image, a window dressing. La agroecología es un sistema agroalimentario, social, que reorganiza los territorios, dándole un valor central a la producción de alimentos y a quienes producimos la alimentación para los pueblos, los pequeños productores de alimentos, los agricultores ecológicos, los campesinos y campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales, los pastores, los recolectores, que trabajamos en pequeña escala, en forma anónima muchas veces, en los territorios, pero somos los responsables de alimentar al mundo con productos que garantizan autonomía, garantizan no la dependencia de insumos de afuera y garantizan la supervivencia de la forma de vivir que nosotros elegimos en todo el mundo. Our concern really is that the contribution that we make to global food systems is the most important and the most critical one. Yet, in terms of national legislation and in terms of global fishery management, we are probably the worst off, even though we make the best contribution.
Tutti gli uomini e le donne di questo pianeta hanno il diritto di mangiare cose buone, locali, pulite, e non perché sono poveri devono mangiare la merda delle multinazionali. Dobbiamo fare questa campagna. Questa è la forza che noi abbiamo. Why are we here? Did we eat in the morning? Where was this food produced, which we enjoyed in the morning? From which type of seed? To my understanding, food sovereignty means I'm really in control of what I'm producing. I'm in control of my own seeds. I'm not borrowing seeds from these big business companies. I'm not buying any seeds. I'm not buying any fertilizers. I'm not buying any chemicals, but I'm using my own natural resources. L'importanza di questo evento è mettere alcuni cardini fondamentali, come ad esempio la proprietà delle sementi, che non può essere privata, non può essere affidata alle multinazionali, ma deve rimanere proprietà delle comunità contadine. Un'economia che non sia un'economia violenta ma partecipativa, e direi anche un elemento molto importante: qui ci sono molte associazioni, è giunto il momento di fare squadra. In Mexico we are facing a war on rural people. We have a GMO contaminating maize, which is the basic food item for the majority of the population. We have the mining concessions, we have the construction of dams, we have agribusiness, we have the government trying to privatize communal property of peasants and indigenous people. We have a budget cutback on all services for rural people. So basically it's almost like a war of extinction against peasants and indigenous people, and peasants and indigenous people are fighting back by occupying land, by constructing autonomous communities and regions, by practicing agroecology. The suggestion that smallholder farmers are disappearing to discuss together during the course of the students. Le problème des semences aussi est une grande menace pour la souveraineté alimentaire, dans la mesure où aujourd'hui beaucoup d'États en Afrique, avec le soutien des grandes compagnies, notamment Bill Gates, Agra et d'autres compagnies américaines, viennent dans notre pays pour essayer de mettre en place des législations semencières qui sont favorables à l'importation des semences, notamment hybrides. India has seen 300,000, that is a third of a million farmers, committing suicide between 1996 and 2014. It's the most unprecedented agrarian distress in recorded history. And yet, trade rules are further seeking to cut the space that the Indian government has in order to help Indian farmers. And that is what brings me here, to network, to coordinate with other groups, to bring a global voice against the WTO and the unfair trade practices that will further deepen the farm crisis in India if it is not resolved in the Nairobi ministerial in December. We also work against other corporate trade agreements like the TPP, the Trans-Pacific Partnership, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, the TTIP, and the Trade and Services Agreement, the TISA. These agreements are fundamentally about violating people's sovereignty and national sovereignty by transferring the decision-making power over all aspects of our daily lives, like public services, agriculture, water, transferring that power to corporations. And that's why we say no to TPP, to the TTIP, and to the TISA.
Si chiude oggi la tre giorni dell'Expo dei Popoli, è stato un evento molto importante per tutti quelli che hanno partecipato come delegati e quelli che ci hanno seguito dal pubblico e dallo streaming. Abbiamo avuto 14 reti internazionali, 150 delegati da oltre 50 paesi del mondo e abbiamo seminato sull'alleanza urgente e necessaria fra i piccoli produttori di cibo, le associazioni ambientaliste, le ONG di sviluppo e i gruppi dei consumatori critici. Questa società civile che vuole rovesciare gli attuali sistemi agroalimentari che sono molto efficienti nel garantire lauti profitti a poche multinazionali, sono totalmente inefficienti, inefficaci nel garantire i diritti umani fondamentali e nel preservare la natura. On the sides of the world, those groups who have made some posters have set them up, and this is also material that you can. Queste sono soltanto alcune delle varietà di carciofi che coltivo nel mio orto. Sono stati colti stamattina, sono un simbolo, sono qualcosa di unico, di raro, al supermercato non li trovate. Io dico che negli orti dei contadini, anche quelli cosiddetti dilettanti, negli ortisti di città, si salva la biodiversità. Dall'amore che ha veramente la gente verso ciò che coltiva, è un atto di lotta, un atto di resistenza. Ogni orto, ogni balcone, ogni piccolo pezzo di terra che noi sottraiamo al transgenico, sottraiamo agli ibridi, è un modo per affermare il nostro no all'agricoltura convenzionale, alle multinazionali. Salva i tuoi semi, salva i tuoi carciofi, salva i tuoi fagioli, proteggi la tua sovranità alimentare. Ecco, un ringraziamento ad Antonio Pacor per le riprese, lo vedete lì nell'angolo, e Maso Notarianni per il montaggio di questo video. Avete riconosciuto diversi volti, da Carlin Petrini, fondatore di Slow Food International, Elisabeth Mpofu, la coordinatrice generale di La Via Campesina. Poi c'era Ibrahima Koulibaly, leader di Roppa, che è la principale rete contadina dell'Africa occidentale, ma c'era anche Deborah James di Our World is Not for Sale, che è il coordinamento internazionale delle lotte contro gli accordi di libero scambio, non solo il TTIP ma anche il TPP e il TISA. Oggi i relatori che hanno accettato il nostro invito e che qui adesso ufficialmente ringrazio non sono da meno, non li chiamo uno a uno ma avrete modo di apprezzarli durante lo svolgimento del programma. Ma aspetta, scusa. Perché, se mi è scappato Maso, perché li abbiamo chiamati? C'era tutta una regia, Maso, che perché li abbiamo chiamati? Perché li abbiamo disturbati? Sparamola al centro. Per ragionare intorno a questa foto dallo spazio, sostanzialmente. Abbiamo chiamati per ragionare intorno a questa foto della NASA dallo spazio. C'è qualcuno che riconosce questa foto? Alzate le mani. Franco? Ebbene sì, bravissimo Franco Ferroni, responsabile agricoltura del WWF Italia, anticipiamo uno dei relatori. Questa è l'Indonesia che brucia. Queste sono le foreste e le torbe indonesiane che bruciano e ogni giorno di questi incendi produce tanta anidride carbonica quanto l'economia statunitense in un giorno. E in tre settimane, a cavallo tra settembre e ottobre, in tre settimane, è stata prodotta tutta la CO2 che produce la Germania in un anno. Il Guardian definisce questo uno dei disastri ambientali più grossi del XXI secolo finora registrati. Ma ovviamente nessuno ne parla. Attenzione, non se ne parlava nemmeno prima gli attentati di Parigi. Non è che gli attentati di Parigi hanno distratto un'attenzione che si era levato rispetto a questa cosa qui. Qua sotto c'è il Borneo è il cuore dell'Indonesia, che sapete, questo in specifico è l'immagine del Borneo.
la nube di fumo che si vede dal satellite e i puntini rossi sono tutti gli incendi. Quindi obiettivo numero uno di oggi è quello di contribuire a elevare il livello di attenzione sulla questione climatica e sulla COP21 che sta aprendo i suoi battenti, che aprirà i suoi battenti il prossimo 30 novembre. Ma andiamo un po' oltre. Perché l'Indonesia brucia? Perché i proprietari terrieri non stanno distruggendo la foresta, quello che rimane della foresta, per fare spazio a legno per carta, a legname e a olio di palma. Queste sono le cause di questi incendi. Il governo locale cosa fa? Non fa niente di diverso da quello che fanno la media dei governi locali, cioè solennemente giura e spergiura di proteggere la foresta pluviale, lì c'è uno dei due polmoni verdi del pianeta insieme all'Amazzonia, giura e spergiura di proteggerla, con l'altra mano vara nuovi sussidi alla produzione di olio di palma. Federico e Leo, che lavorano a Manetese, sanno bene quanto l'olio di palma, molti altri, stava al centro del padiglione Indonesia a Expo 2015. Quindi ciò che da questa riflessione emergono altri due obiettivi che ci diamo oggi. Uno, ragionare sul sistema agroalimentare dominante e i suoi effetti. Altro obiettivo, ragionare sulla coerenza o l'incoerenza delle politiche e quindi avvicinarci in modo anche critico alla COP21 e ragionare sulle aspettative rispetto a questo grande evento. Bene, per fare questo abbiamo pensato di procedere così. Ci sono due relazioni introduttive, la prima a cura di Lorenzo Ciccarese, ricercatore dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ma anche autore e revisore di diversi rapporti dell'IPCC, il panel intergovernativo sul cambiamento climatico. E Lorenzo ci proprio svilupperà questo mio primo input e ci farà una descrizione degli impatti attuali e dei rischi del cosiddetta agricoltura as usual, non dico business as usual, ma agricoltura as usual, quindi quali sono gli impatti e quali sono i rischi che abbiamo davanti, mentre a Doreen Stabinski, che è professoressa al College of the Atlantic del Maine, ma anche advisor dello IATP di Washington, chiederemo di parlarci, di entrare nel cuore della proposta, di quella che noi secondo noi è la proposta, nel cuore dell'approccio agroecologico alla produzione, ma anche alla trasformazione e alla distribuzione di cibo. Doreen ci descriverà una roadmap di transizione verso sistemi più sostenibili e in buona parte del suo intervento andrà a identificare quella che secondo lei sono le cinque key issues, le cinque questioni fondamentali che sono sul tavolo dei negoziati a Parigi. Ai loro due interventi iniziali seguirà una tavola rotonda moderata da Emanuele Bonpan, collaboratore della Stampa e ideatore di Food for, una pubblicazione di successo che probabilmente avrete visto, avete avuto per le mani, altrimenti poi Emanuele ci dirà come recuperarla. E a questo punto lo dico, Emanuele modererà una tavola di rotonda che vedrà protagonisti Franco Ferroni, responsabile agricoltura del WWF, Mario Nova, direttore della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, Cristiano Maggipinto, che è il coordinatore degli eventi a Expo 2015 della DGCS, la Direzione Generale per la Cooperazione e lo Sviluppo. Avremo Maria Grazia Midulla in collegamento Skype, che è portavoce della Global Campaign Against Poverty, Vincenzo Vizioli, presidente di AIAB e portavoce del tavolo dell'Associazione Ambientaliste e l'Agricoltura Biologica, e infine avremo la dottoressa Livia Pomodoro, presidente del Milan Center for Food Law and Policy.
Quindi questo è un po' il programma, ci sarà ovviamente un coffee break per mantenere il più alta possibile la vostra soglia di attenzione e alla fine un momento social, quindi cosiddetto social, comunque, di stare insieme appunto davanti a un buon cibo. Quindi grazie a tutti per la partecipazione e do la parola a Lorenzo Ciccarese. Buongiorno a tutti, volevo ringraziare Giosuè e tutti voi per questo invito. Mi dispiace solo dover perdere la parte social di questo evento perché sfortunatamente alle 12 devo riprendere il treno per Roma. Di questo mi dispiace molto, so che è una cosa antipatica, ma davvero mi sarebbe piaciuto restare con voi. Questa è la settima volta in 3 mesi che vengo a Milano, le altre volte a Expo Milano, devo dire qui mi sento molto più a mio agio, parlando sempre degli stessi temi, le altre volte più di sicurezza alimentare. Qui mi concentrerò, come mi è stato chiesto ovviamente, sugli aspetti delle relazioni fra cambiamenti climatici e agricoltura. Sul sito CO2 Now dell'Agenzia Oceanografica degli Stati Uniti viene riportato con un aggiornamento mensile il dato della concentrazione di CO2 in atmosfera. Siamo molto prossimi a 400 parti per milione, il tempo in cui io andavo a scuola era 280 parti per milione. Quindi in pochi decenni, da quando sono in uso gli strumenti continui di misurazione della concentrazione di CO2, questo livello è aumentato del 40%. È un dato impressionante che non riguarda solo la CO2, ma anche altri gas di serra, che sono qui rappresentati. Questo grafico è desunto sempre dal sito NOAA. È noto a voi tutti che le cause principali dell'aumento della concentrazione di CO2 e altri gas di serra in atmosfera è legato prevalentemente alla all'uso delle fonti fossili di energia, che totalizzano circa il 91% delle emissioni di gas di serra in atmosfera, ma c'è una parte rilevante, che veniva ricordata anche da Giosuè, che riguarda la trasformazione di uso del suolo, in modo particolare la deforestazione e la degradazione delle foreste globali. Circa il 10% di queste emissioni, questo è un dato del 2010, ma ci sono degli intervalli di incertezza molto ampi, è possibile che sia anche il 15% il contributo alle emissioni globali di gas di serra. Quindi circa 50 miliardi di tonnellate di CO2 sono riversate ogni anno in atmosfera. Questo è un trend crescente e questa è la ripartizione fra le diverse fonti di energie fossili. Come vedete, nel 2005-2006 c'è stato il superamento del contributo del carbone rispetto invece all'olio combustibile, e questo dato è incredibilmente simile a quest'altro, ed è un grafico che rappresenta il contributo che i principali emettitori del pianeta danno all'accumulo di gas di serra in atmosfera. Il 2006 è stato l'anno anche in cui la Cina per la prima volta ha superato gli Stati Uniti in questa brutta classifica. Vedete che c'è un trend impressionante della Cina ma anche dell'India, mentre invece Stati Uniti e Unione Europea 28 registrano una significativa riduzione delle emissioni di gas di serra, dovuta per una parte agli impegni concreti che ci sono stati dopo Kyoto, in parte anche alla crisi economica, alla crisi industriale e produttiva che si è registrata dal 2008 in poi, e questo è un dato che riguarda anche l'Italia. C'è questo dato che ricordava Giosuè e che riprendo ancora, rilevantissimo, che riguarda la deforestazione. Ogni anno vengono distrutti, anche qui ci sono degli ampi margini di incertezza, circa 13-15 milioni di ettari di foresta, una superficie pari a circa la metà del territorio nazionale, che ogni anno viene scompare. E con essa scompaiono importanti valori legati alla biodiversità, saperi, linguaggi, non dico cose che sono note a voi tutti, ma c'è un altro dato importante legato all'accumulo di gas di serra in atmosfera. Ogni volta che una foresta tropicale, un ettaro di foresta tropicale viene distrutta, vengono liberate in atmosfera circa 300 tonnellate di anidride carbonica. E siccome la deforestazione riguarda in modo particolare i paesi tropicali,
L'accumulo di gas di serra in atmosfera dovuto alla deforestazione corrisponde a circa il 15% delle emissioni globali. Sapete che a Parigi ci sarà, a partire dalla settimana prossima, la 21ª sessione della conferenza delle parti dei paesi che hanno sottoscritto la Convenzione ONU sui cambiamenti climatici. Quindi una parte del negoziato riguarderà la possibilità di includere nei meccanismi di contenimento delle emissioni questi progetti che con un acronimo vengono chiamati RED, quindi R-E-D-D, che sarebbe Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. In particolare i paesi tropicali pretendono di essere ricompensati da paesi industrializzati, da paesi principali emettitori, se intraprendono delle politiche virtuose di contenimento delle emissioni legate alla deforestazione. Questo è stato un lungo processo negoziale che vogliono in modo particolare Brasile, Indonesia, paesi dell'Africa tropicale, come incentivo a ridurre il livello attuale di deforestazione. E qui entriamo nel vivo dell'argomento che riguarda il contributo invece dell'agricoltura globale. Come vedete nella parte blu, questo acronimo AFOLU, che sta per Agriculture, Forestry and Other Land Use, circa un quarto delle emissioni globali derivano dal settore agricolo e dal settore forestale, e più in generale delle trasformazioni, della cattiva gestione di uso del suolo. Se a questo aggiungiamo anche circa l'1% delle responsabilità indirette del settore agricolo e forestale, siamo esattamente a un quinto delle emissioni. Quindi è evidente che l'agricoltura, la silvicoltura a scala globale hanno un ruolo importante e decisivo nel contenimento delle emissioni di gas di serra. E qui abbiamo invece una tabella in cui ci sono diverse fonti informative, fra cui la FAO, l'Agenzia Americana per la Protezione dell'Ambiente, ci sono delle leggere divergenze, comunque complessivamente la sola agricoltura contribuisce per circa l'11% alle emissioni globali di gas di serra. La quantità è di circa, come vedete, 5, probabilmente 6 miliardi di tonnellate di anidride carbonica. Quindi l'11% rispetto a questi 50 miliardi attuali. Questo è un dato che sarà pubblicato in occasione della presentazione del rapporto che l'ISPRA produce ogni anno rispetto alle emissioni globali, alle emissioni nazionali di gas di serra. L'agricoltura, come vedete, dal 1990, che è l'anno di riferimento per i calcoli di Kyoto e di post-Kyoto, aveva un livello emissivo di 36 milioni di tonnellate di CO2. Siamo arrivati nel 2013 a circa 31 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. C'è una tendenza alla riduzione delle emissioni da parte del settore agricolo e forestale, che anche qui è legato in parte alle misure di contenimento adottate dalle diverse regioni e in parte anche ad una perdita di produttività e di peso economico dell'agricoltura rispetto agli altri paesi produttivi. Comunque mediamente il contributo dell'agricoltura italiana al livello emissivo nazionale è di circa il 7%, quindi al di sotto della media globale, anche al di sotto della media europea, ma è comunque una cifra significativa. Una parte importante delle emissioni del settore agricolo, che è legato prevalentemente all'uso dei fertilizzanti e poi ancora alle pratiche poco sostenibili, una parte del livello emissivo è legato alle emissioni di metano. La risicoltura continua ad essere rilevante nel nostro paese. A livello globale il 50% delle emissioni di CH4, quindi un metano che è un gas molto più riscaldante, 30 volte più riscaldante rispetto ad una molecola di CO2, il 50% delle emissioni di metano derivano dal settore agricolo. Altre fonti emissive di metano riguardano la zootecnia, quindi la fermentazione enterica degli animali allevati. E poi c'è un fatto preoccupante, molto molto preoccupante, come se non bastasse quello che c'è già,
è quello che l'IPCC, insomma il mondo della scienza in generale, chiama positive feedback, no? Il feedback positivo. Cioè, in sostanza, per effetto del riscaldamento climatico a cui stiamo assistendo, si generano degli effetti indesiderati, positivi rispetto all'accumulo di gas di serra in atmosfera. In realtà, insomma, possono generare effetti caotici, imprevedibili, che possono appesantire ancora di più la situazione che abbiamo di fronte e gli scenari futuri. Cioè, in sostanza, per effetto del riscaldamento dell'atmosfera, il permafrost, per esempio, si sta sciogliendo e si stanno generando emissioni in atmosfera di metano che possono a loro volta produrre effetti di feedback, in questo positivi nel senso che accumulano altra atmosfera, ma sono molto molto negativi. Oltre a questo abbiamo per esempio il fatto che uno studio di uno studioso Zhao del 2009 pubblicato su Science, che ha rilevato che le foreste tropicali nel 2005, invece che essere un polmone, come si usa dire, sono state invece una ulteriore fonte di emissioni, perché le quantità di carbonio emesse da queste foreste nel 2005 sono state ben maggiori di quelle invece accumulate. E questo è un altro effetto dei cambiamenti climatici, in questo caso particolare di un periodo prolungato di siccità. E questi sono gli scenari futuri. Come sapete, a Parigi si negozierà la possibilità di stare al di sotto di questi 2 gradi di aumento medio della temperatura media globale. Per fare questo, naturalmente, abbiamo bisogno di ridurre in maniera considerevole l'attuale livello emissivo, a giudicare dalle comunicazioni che i paesi hanno fornito qualche settimana fa. Sarà molto difficile stare al di sotto di questi 2 gradi centigradi. La questione insomma, è abbastanza pesante, quindi il livello negoziale già parte da questa situazione poco poco incoraggiante. Quindi, come dice l'IPCC, bisogna pestare al di sotto di 1,5 gradi di aumento della temperatura media globale, bisognerà ridurre a zero il livello delle emissioni legate all'uso delle fonti fossili di energia. Ma gli scenari dell'IPCC sono, nelle peggiori dei casi, preoccupanti, perché si potrà avere, continuando a emettere di questo passo, aumenti anche di 6 gradi della temperatura media globale. Sull'agricoltura, ci sono molti studi, anche in Italia, che rilevano degli impatti che riguardano, per esempio, gli ecosistemi rispetto alla distribuzione, alla composizione, alla struttura, alla fenologia, quindi periodo di schiusura delle gemme, di caduta delle foglie, di maturazione dei frutti, di germinazione. Quindi la comunità scientifica produce evidenze crescenti rispetto a questi fenomeni, come pure sulla distribuzione delle specie, no? Quella che gli scienziati in gergo chiamano trasgressione longitudinale e latitudinale, cioè lo spostamento verso quote più elevate, verso longitudini più elevate delle specie. Abbiamo evidenze in Italia, per esempio, per la vite, l'olivo, gli agrumi, ma anche di parassiti, ahimè. Quindi questo altera profondamente gli equilibri ecosistemici. E poi abbiamo evidenze anche delle alterazioni prodotte dai cambiamenti climatici sulla diversità genetica. Mi piace sempre riportare questo esempio preso da The Telegraph, che dice in sostanza che è possibile che in futuro i migliori vini possano venire dalla Scozia. Questo non è uno scherzo, è una cosa reale. In Inghilterra negli ultimi 20 anni la superficie della vite è passata da 0 a 15.000 ettari. E questo è un dato che era stato riportato per spiegare un po' quali possono essere gli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura e sugli ecosistemi nel 4º rapporto di valutazione dell'IPCC. Io mi ricordo che nel 2009, prima della famosa, famigerata conferenza di Copenaghen, che fu un fallimento, i principali chef e sommelier francesi acquistarono una pagina su Le Monde, invitando allora il presidente Sarkozy ad essere molto più incisivo rispetto ai cambiamenti climatici, perché il terroir, la territorialità dei vini e del cibo francese stava diventando più italiano.
questo dissero sulle pagine di Le Monde. Questa è una cosa insopportabile per i francesi, ma spiegava molto bene la situazione. Poi le cose andarono come andarono, adesso speriamo di riprendere bene questo negoziato e di portare a casa un successo che faccia ben sperare sul futuro del clima. Ma al di là di queste cose, diciamo, aneddotiche, ci sono delle cose molto serie, che sono gli effetti degli eventi climatici estremi, no? I climate extremes, come li chiama l'IPCC, sulla produzione agricola. C'è questo studio riportato all'inizio dell'anno, pubblicato sul Journal Proceedings of the National Academy of Science, che mette in relazione il periodo prolungato di siccità nella mezzaluna fertile agli eventi della Siria. Cioè, in sostanza, il periodo prolungato di siccità di 3 o 4 anni ha prodotto una riduzione della produzione di cereali che ha avviato il processo di migrazione, di lotte all'interno di quella regione. E qui abbiamo invece un grafico dell'IPCC che dice, vedete col simbolo, col trattore, non so se è visibile, che i cambiamenti climatici hanno prodotto degli effetti considerevoli in molte regioni del pianeta, in modo particolare sull'agricoltura africana, ma anche sull'agricoltura in Europa. E poi ancora, questo è invece il grafico dell'IPCC che dice che cosa potrà avvenire da qui alla fine del secolo se non si adottano le misure di contenimento del livello emissivo. Si potranno avere aumenti della temperatura media di 6 gradi centigradi, naturalmente ci saranno quelli che vengono chiamati winners and losers, i vincitori, i vincenti e i perdenti da questa situazione, perché aumenta la temperatura delle regioni scandinave, probabilmente a livello agricolo potranno avere degli effetti benefici che possono riguardare per esempio l'aumento della produttività, e in alcune regioni invece saranno gli effetti assolutamente negativi in termini per esempio di riduzione della piovosità, ma anche di riduzione della produttività media. Già nel 2007, nel quarto rapporto dell'IPCC, vedete questa colonna con le linee, con le frecce rosse, e 3 frecce rosse indicano effetti forti, alti, rispetto alla produttività, all'agricola, alla biodiversità, eccetera, e la regione messa peggio è proprio la regione del Mediterraneo. E qui è una sintesi degli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura nelle diverse regioni del globo. Le barre blu riguardano le regioni vincenti, le altre invece quelle perdenti, cioè quelle in cui si verificherà una riduzione della produttività, un aumento della suscettibilità delle colture a patogeni, a parassiti, a infestanti. Non voglio scendere in dettaglio, ma voglio solo dire che secondo gli scenari di aumenti di 4 gradi centigradi, questi sono gli impatti che verranno sull'agricoltura a livello globale, con perdite medie più alte rispetto ai vantaggi e benefici di cui godranno solo alcune regioni del pianeta. E poi c'è un altro aspetto importante che forse è poco indagato, che riguarda le misure di mitigazione. Sapete che per ridurre le emissioni bisognerà insistere molto sugli aspetti energetici, e quindi lo sviluppo delle rinnovabili, migliore efficienza energetica, politiche sui trasporti e via dicendo. Naturalmente queste politiche potranno avere, questo è un effetto perverso, un impatto anche sulla produttività delle colture agrarie, perché queste potranno generare, come è successo per esempio in Italia, in modo particolare in alcune regioni come Puglia e Veneto, che lo sviluppo delle fonti energetiche, dall'eolica, in modo particolare il solare fotovoltaico, produrranno una riduzione della disponibilità di terreni per la produzione agricola. Questa è una sintesi delle misure di mitigazione nel gergo della Convenzione sui cambiamenti climatici significa riduzione delle emissioni. Questa è la principale strada per contrastare i cambiamenti climatici, l'altra invece è quella dell'adattamento, cioè, che significa in sostanza l'accettazione del cambiamento che ci sarà e di adottare delle misure che in qualche modo consentano ai sistemi produttivi, alle collettività, alle comunità, di adattarsi a questo cambiamento. Quindi da una parte la mitigazione, dall'altra l'adattamento.
Questa tabella sintetizza le misure che è possibile utilizzare, le opzioni che è possibile utilizzare nel settore agricolo, nel settore forestale, per contenere il livello di emissioni. Quindi la forestazione, la riforestazione, una buona gestione delle foreste esistenti, la riduzione della deforestazione, ma anche poi l'uso della bioenergia in sostituzione delle fonti fossili. Questo invece è un grafico che rappresenta una nostra storia di successo, nostra in senso italiana, che riguarda l'agricoltura biologica. Dal 1990 ad oggi la superficie agricola gestita secondo il metodo agricoltura biologica è passata da zero a circa 1,4 milioni di ettari. Attualmente circa 10% dell'agricoltura è gestita secondo i metodi dell'agricoltura biologica. Questa è una cosa positiva per sé, per gli aspetti economici, perché rilanciano un settore, ma anche per gli effetti che questo ha sulla biodiversità, anche se qualche rivista molto popolare non la pensa allo stesso modo. E questo invece è un nostro studio di ISPRA in cui abbiamo cercato di quantificare il contributo che l'agricoltura biologica può dare in termini di assorbimento di carbonio. Quindi mediamente un ettaro di suolo gestito secondo il metodo biologico accumula mezza tonnellata di carbonio per ettaro all'anno. Complessivamente dal 1990 ad oggi l'agricoltura biologica ha fissato 8 milioni di tonnellate di carbonio, che è una cifra di tutto rispetto, che va considerata quando si valutano anche i benefici che l'agricoltura biologica dà all'ambiente in generale. Di contro invece c'è questo dato molto preoccupante che riguarda il consumo di suolo in Italia, che ovviamente riduce anche la capacità produttiva del territorio nazionale. Questo studio dice che sempre di ISPRA, che dal 1950, dal dopoguerra ad oggi, consumiamo circa 7 metri quadrati al secondo. Consumare significa che terreno agricolo viene destinato ad altre forme di uso del suolo, in particolare alle infrastrutture. E questo invece è un grafico che dice come questo consumo di suolo è distribuito ovviamente, come tutti sappiamo, nella regione padana, ma anche lungo i litorali e in prossimità delle grandi città. Questo tema delle relazioni tra cambiamenti climatici e agricoltura si intreccia con quello della sicurezza alimentare, un tema che è stato trattato, almeno in linea teorica, in occasione dell'Expo di Milano 2015. È un tema di grandissima rilevanza che si intreccia con il tema degli impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura. È un tema che si intreccia anche con la necessità di trovare soluzioni diverse al bisogno di sfamare 9 miliardi di persone nel 2050, mentre aumentano gli standard medi di vita delle persone in ogni regione del pianeta. Gli scienziati tentano di trovare delle soluzioni che riguardano da una parte l'offerta di cibo, dall'altra invece la domanda di cibo. È una sfida complicata, difficile, che necessita del contributo di tutti i portatori di interessi, dal mondo della scienza alla politica alla società civile. È un tema importante in questo senso, la necessità di trovare soluzioni alla riduzione dello spreco alimentare. Questo è un tema che è stato affrontato in molti convegni, workshop nell'ultima Expo di Milano, e questo va pensato all'interno di questo ragionamento che facciamo sulle relazioni clima-agricoltura. Il tema è complicato anche dal fatto che comunque abbiamo di fronte altre sfide, che sono quelle del mantenimento della biodiversità. Attualmente circa il 20%, ricordami, correggimi se sbaglio Franco, ma questo è il dato che ho in mente, grazie, circa il 20% del territorio nazionale è costituito da aree protette. C'è necessità di mantenere questo livello di protezione sul territorio nazionale, non solo,
perché insomma, la biodiversità, al di là del valore intrinseco, al di là del valore per sé, è importante perché questo è il presupposto per la fornitura di tutti gli altri servizi ecosistemici, compresa la fornitura di cibo, di legname, di fibre e via dicendo. Quindi la biodiversità è importante per sé, ma anche per tutti questi altri aspetti, compresa la fornitura di cibo. E quindi c'è la necessità di trovare terre sufficienti sul pianeta, mantenendo al tempo stesso l'attuale livello di conservazione della biodiversità. Io salto volentieri questa diapositiva, non voglio togliere argomenti alla relatrice che mi seguirà, ma voglio dire che l'agricoltura, in questo ragionamento sulle relazioni, cambiamenti climatici, mantenimento della biodiversità e via dicendo, ha un ruolo importante non solamente nella mitigazione dei cambiamenti climatici, ma anche nell'adattamento dei cambiamenti climatici. Da qualche anno, all'interno del negoziato della Convenzione sui cambiamenti climatici, la questione dell'adattamento sta emergendo, sta diventando sempre più importante, forse più importante a questo punto della questione della mitigazione. Bisogna trovare delle soluzioni intelligenti, smart, come si dice in gergo, alla questione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Io ho letto i piani che i paesi hanno dovuto redigere per il segretariato della Convenzione ONU sui cambiamenti climatici rispetto a questa questione, e vedo che molto spesso le nazioni ricorrono a questo vecchio sistema, insomma ormai poco efficace, di favorire le cosiddette grey infrastructures, sono infrastrutture grigie, invasi, dighe, sbarramenti, cemento, rischiando di complicare, aggiungere problemi a problemi, mentre invece ci sono tante storie di successo in giro per il mondo, anche in Italia, che ci dicono invece che l'impiego del restauro ambientale, no, di buone pratiche agricole, della conservazione della biodiversità. Io vengo da Lecce, ho visto per esempio che sul sito della Commissione Europea è stato preso ad esempio, come storia esemplare, come storia di successo, un progetto di restauro ambientale gestito proprio dal WWF alle Cesine, che ci dice che l'impiego della rinaturalizzazione, della rivegetazione, del restauro ambientale sono la strada migliore per rispondere alle minacce dei cambiamenti climatici. E qui è l'ultima trasparenza, qui ho finito, è una grafica che mi piace molto, desunto sempre dall'ultimo rapporto di valutazione dell'IPCC, che ci dice in sostanza che rispetto a questa grave questione dei cambiamenti climatici noi abbiamo anche uno spazio di opportunità, non solamente quindi crisi, ma anche opportunità. Cioè, in sostanza, il pianeta è sottoposto ad una serie di stress, di cui i cambiamenti climatici è solo uno. Ne abbiamo degli altri, lo vediamo in questi giorni. Naturalmente ogni volta che questi stressors agiscono sugli ecosistemi o sulle società, il livello di benessere, la condizione della società umana, ma anche poi insomma degli ecosistemi vegetali e della fauna, si porta ad un livello più basso. La cosa più sbagliata è quella dell'inazione, perché a quel punto la nostra condizione, quella degli animali e delle piante, viene portata ancora ad un livello più basso. Bisogna agire, e bisogna agire subito, perché poi invece il percorso opposto, che porta verso la resilienza, diventa sempre più complicato, più costoso e meno agevole. Vi ringrazio molto per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro. Grazie a Lorenzo per questa relazione. Lascia pure che poi passo a... Lascia pure. Grazie a Lorenzo anche di essere stato nei tempi e anche di aver accettato un pochino il gioco di squadra che le avevo proposto, cioè quello di fare un po' il ruolo dell'ambasciatore di sventura e trattenersi invece un po' di più sulla parte propositiva. Giustamente non l'ha fatto, ha chiuso anche
con un po' di speranza, e sulla linea della speranza do la parola a Doreen Stabinski, a cui, come vi dicevo, abbiamo chiesto di presentare il percorso verso la piena implementazione del paradigma dell'agroecologia. Quindi Doreen parlerà in inglese, ma per chi non ne avesse bisogno sono disponibili le cuffie all'ingresso. Abbiamo i valorosi interpreti che ringrazio a nostro servizio. Grazie a tutte per l'invitazione. Thank you for the invitation, the opportunity to be here and to speak with you. E finisce qui il mio italiano. But I'm very happy to be here today. Sono molto felice di essere qui oggi. I think I have a large amount of work to try to do in 30 minutes. Ho molto da fare in questi 30 minuti, molte cose di cui parlare, comunque vediamo che cosa riuscirò a fare. Josue said that I would do two things. I would talk about a roadmap for agroecology, cioè parlerò della tabella di marcia per l'agroecologia nel contesto del cambiamento climatico, e parlerò di agricoltura nel contesto dei negoziati di Parigi. Che penso, questo è il momento di parlare di agricoltura nel contesto di Parigi, perché i negoziati di Parigi inizieranno lunedì. Inizio con qualche informazione parlando un po' di agroecologia. Di solito pensiamo all'agroecologia come una disciplina scientifica, quindi è una scienza che utilizza teorie ecologiche per definire sistemi ecologici, per gestire sistemi ecologici e agricoli, per valutare i nostri sistemi agricoli in termini di sistemi naturali, processi naturali. I sistemi sono delle unità fondamentali di studio, trasformazioni energetiche, processi biologici, trasformazioni energetiche, ma dal primo video che abbiamo visto abbiamo tutti capito che l'agroecologia riguarda anche i sistemi socio-economici, che la nostra produzione agricola, in cui si inserisce la nostra produzione agricola. E abbiamo menzionato questo nel titolo di questo incontro oggi, cioè il diritto all'alimentazione, perché l'agroecologia, per molte persone che operano in questo settore, ha un obiettivo politico, ha delle idee politiche alla sua base, perché dovremmo avere diritto all'alimentazione, diritto a sistemi produttivi che possano alimentare le persone. Questo è l'obiettivo, non è quello di produrre un bene, ma quello di nutrire le persone, di nutrire le nostre comunità. E quindi per me agroecologia è strettamente collegato alla sovranità alimentare, che è un'idea, l'idea secondo la quale le persone dovrebbero avere accesso alle risorse, dovrebbero anche avere controllo di queste risorse. Quindi parlerò di due filoni di pensiero dell'agroecologia nel concetto della sfida al cambiamento climatico e quello che possiamo fare nel contesto della UNFCCC. E per coloro che non conoscono questo termine, UNFCCC è l'acronimo che utilizziamo per indicare la Convenzione sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, quindi la Convenzione quadro delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico. E quindi questi due filoni di pensiero riguardano appunto il diritto all'alimentazione. Il contesto
è stato già un po' identificato, c'è un aumento delle temperature e insieme a questo aumento delle temperature ci sono modifiche anche nella disponibilità dell'acqua, e queste sono le variabili chiavi per permettere alle piante di crescere e quindi per far quello che dovrebbero fare, cioè produrre alimenti, e c'è bisogno di una certa quantità di acqua per fare questo, e con l'aumento delle temperature modifica la disponibilità di colture e la disponibilità di acqua. Con le modifiche nella disponibilità di acqua ci potrebbero essere delle siccità maggiori, oppure ci potrebbero essere quindi siccità molto gravi nel caso della Siria, oppure abbiamo già visto nel caso della California il verificarsi di queste siccità estreme, ma vedremo anche un aumento della temperatura anche quando ci sarà un aumento delle piogge in alcuni settori, e quindi questo significa meno umidità per l'acqua perché si aumenta il livello di evaporazione, il livello di evapotranspirazione delle piante, e quindi sicuramente ci sarà un cambiamento nelle stagioni, nelle stagioni, e quindi nella produzione, nelle colture, proprio perché c'è questa trasformazione nella disponibilità idrica. Quindi questi sono i due elementi principali: aumento della temperatura e disponibilità idrica. Tre temi riguarderanno la mia presentazione oggi: l'adattamento a questi cambiamenti del clima, come riusciamo ad adattarci a questi cambiamenti. Ciò significa che dobbiamo produrre in maniera diversa i nostri prodotti alimentari. Questa rappresenta una sfida. Un altro tema di cui vorrei parlare oggi, non andrò nel dettaglio, però dobbiamo ricordare che l'agricoltura è una grande fonte di gas a effetto serra, e quindi i nostri sistemi di produzione agricola danno un contributo significativo, e quindi dobbiamo modificare i nostri sistemi agricoli per avere un impatto climatico inferiore. Poi il terzo tema è come possiamo organizzare la nostra produzione alimentare, perché c'è una riduzione dei rendimenti agricoli e vedremo delle modifiche nelle colture, e dobbiamo assicurare che tutte le persone siano nutrite. Questa è una sfida, è una sfida per noi, quindi cercare di capire non solo come produciamo cibo, ma come possiamo organizzare i nostri sistemi in modo tale che quando ci siano dei problemi nella produzione riusciamo comunque a nutrire le persone. E quindi si parla di agenda loss and damage, cioè perdita e danno, e in spagnolo, solo spagnolo, non so in italiano quale sia la traduzione per questo termine. Per quanto riguarda agroecologia e quindi il suo contesto, soprattutto la disponibilità idrica e l'aumento delle temperature, ci sono tre strategie fondamentali e tre contributi che un approccio agroecologico può utilizzare per gestire questi problemi. E l'elemento centrale è il suolo. L'agroecologia utilizza delle pratiche che aggiungono carbonio nel suolo, delle pratiche che permettono l'utilizzazione di letame, di compost, quindi tutte pratiche che aumentano la capacità di trattenere l'acqua nei suoli. E quindi tutti i sistemi agricoli devono cercare di rafforzare la resilienza attraverso un miglioramento della salute dei suoli, quindi rafforzare la capacità di trattenere l'acqua. E ad esempio, quando si hanno delle piogge pesanti, la maggior parte di quest'acqua entra nel suolo piuttosto che andare via dal suolo, in modo tale che la struttura del suolo possa essere salvaguardata, e quindi la salute del suolo possa essere salvaguardata, e la presenza di microrganismi che garantiscono la fertilità
qualità e rendono questi suoli più produttivi, perché vedremo tra culture, tra regioni, Lorenzo ha fatto vedere già dei grafici, vediamo che i rendimenti agricoli sicuramente si ridurranno, già la produzione dei cereali si sta riducendo a causa delle modifiche nella temperatura e questi rendimenti continueranno a ridursi, potrebbero aumentare in luoghi quali la Svezia, ad esempio, però non per tanto tempo. Ci aspettiamo che a livello regionale in alcune zone di temperatura ci saranno delle riduzioni del 5-10% nella produzione cerealicola per il 15-20-25% soprattutto in alcune zone. Quindi quali sono queste strategie agroecologiche? La creazione di sistemi di biodiversità, perché la biodiversità contribuisce alla resilienza e la biodiversità, la diversità in generale, in realtà la diversità biologica, quindi la maggior parte di colture che si riescono a realizzare in un'area permettono di avere un buffer e quindi quando una particolare cultura ad esempio non riesce più a crescere sicuramente si ha un'altra cultura che può far da buffer, da tampone. E quindi spesso questa capacità di buffering a livello di culture perenni, ma anche a livello di animali, quindi questa diversità, biodiversità ci permette di rafforzare la capacità di buffering. E un altro punto che vorrei aggiungere in questo punto della biodiversità è la diversità genetica delle colture. È essenziale, fondamentale salvaguardare la diversità genetica delle colture. E una delle iniziative più importanti che si stanno verificando oggi è il fatto che alcuni ricercatori stanno collegando regioni in cui le colture stanno aumentando in questo periodo e stanno cercando di pensare come il clima cambierà in futuro e stanno cercando di trovare quei luoghi in cui tra 20-30 anni questi luoghi avranno dei climi simili rispetto a quelli che già esistono oggi. E quindi i climi particolari, ad esempio in Sudan, che sono molto aridi, si cerca di trovare altri luoghi nel continente africano dove ci sarà un aumento della temperatura e maggiore aridità e quindi collegare queste regioni con altre regioni in cui si possa trasferire la cultura, quindi i semi, quindi vediamo questo trasferimento da un produttore all'altro, da una zona all'altra e una condivisione della ricerca. Una terza strategia agroecologica molto importante si concentra sulla raccolta delle acque, la gestione delle acque. Un esempio è una tecnica tradizionale proveniente da regioni dell'Africa subsahariana, Mali, Burkina Faso, una tecnica chiamata ZAI, in cui gli agricoltori in regioni molto ampie per produrre colture quali miglio, sorgo, scavano un fosso, una buca, la riempiono di compost o di letame e cercano di utilizzare questa piccola fossa piena di compost come modo per attrarre le acque piovane e aumentare l'umidità dei suoli in una piccola quantità di terra e vengono messe tutte queste buche in tutto il territorio e sicuramente si vuole mettere in queste piccole fosse tutta la quantità di compost e di letame che si ha a propria disposizione per trattenere l'umidità e per rafforzare quindi la produzione agricola. Ma come succede con tutte le strategie, si possono avere tecniche, però se non si ha accesso alla terra sicuramente non si possono implementare queste tecniche. In una delle regioni di maggior successo nel Mali, in cui i contadini hanno utilizzato questa tecnica dello ZAI, hanno migliorato troppo la terra ed ora la terra è minacciata e quindi una
un punto che collega tutte queste strategie è il fatto che bisogna porre priorità nei contadini e nella conoscenza tradizionale proveniente dai contadini, e quindi la conoscenza dei contadini è importante, dare priorità alla condivisione, di conoscenza da contadino a contadino. E uno degli elementi più importanti che non si trova nella strategia agroecologica, però è sicuramente un approccio agroecologico, il fatto è che si lavora soprattutto tra condivisione di semi e condivisione di conoscenza tra i vari agricoltori. Non so se ricordate nel video una donna africana, Elizabeth, era Elizabeth dello Zimbabwe, giusto, che parlava, che è il presidente attuale della Via Campesina, e ho avuto la fortuna di visitarla, di andare in Zimbabwe e visitare, partecipare ad un workshop della Via Campesina qualche anno fa. E si tratta di una zona molto rurale dello Zimbabwe, 5 ore distante dalla capitale, e ricercatori agricoli arriveranno in quel luogo, grandi quantità di fondi sicuramente arriveranno, e questo arriveranno in questa regione, una delle regioni più emblematiche dell'Africa, anche se non ho visto ovviamente tutta l'Africa. Comunque l'adattamento al cambiamento climatico in luoghi come questi sicuramente si verificherà da agricoltore ad agricoltore. Alcuni agricoltori acquisiranno la conoscenza e la condivideranno con altri, condivideranno i semi con altri agricoltori, quindi gli agricoltori svolgono un ruolo centrale, e nella maggior parte del mondo gli agricoltori sono rappresentati da donne, quindi le donne svolgono un ruolo fondamentale. Vorrei concludere questa parte col dire che se definiamo un'agenda politica internazionale per l'agricoltura e il cambiamento climatico, o agroecologia e cambiamento climatico, sicuramente ci sarà bisogno di maggiori investimenti nell'agricoltura ecologica. Richiederà sicuramente le cifre che vediamo dal continente africano, quindi la quantità di denaro necessario per l'adattamento al cambiamento climatico, sicuramente stimiamo tra i 5 e 10 miliardi, ci sarà una crescita ulteriore anno per anno, e si tratta di investimenti sicuramente significativi, enormi, quindi c'è bisogno di un'agenda di investimento che possa identificare questo trasferimento di conoscenze. In California sono utilizzate tutte le entrate provenienti dal sistema cap and trade per trasferire questa conoscenza e prevenire la conversione di terreni da terreni agricoli a terreni urbani. Quindi la California utilizza questi finanziamenti che vengono dal sistema di condivisione delle emissioni e sta trasferendo questi profitti nell'agricoltura, nelle strategie agroecologiche per gestire l'adattamento al cambiamento climatico. Quindi c'è questo legame speciale, quindi bisogna utilizzare quindi questi finanziamenti per rafforzare la biodiversità delle terre, e bisogna cercare di rafforzare una ricerca partecipata, e bisogna continuare a portare avanti degli studi della ricerca nella gestione del rischio e nella riduzione della vulnerabilità. I contadini nei paesi in via di sviluppo sono molto vulnerabili, perché sono piccoli contadini, hanno pochi mezzi a disposizione, i loro mezzi di sussistenza dipendono da quello che riescono a produrre nel corso dell'anno, e le stagioni di raccolto si stanno riducendo, e quindi le siccità diventano sempre maggiori, quindi ci sono sempre più contadini che non riescono a produrre tutti i prodotti necessari per alimentare la propria
propria famiglia e la propria comunità. E quindi una parte essenziale di questa agenda sull'adattamento o la loss and damage agenda è quella che crea delle reti di sicurezza sociale, cioè una resilienza al di fuori dell'agricoltura e del sistema sociale. E parlerò a breve di quest'altro aspetto. In generale, i quadri politici internazionali mostrano finanziamenti prevedibili, finanziamenti pubblici, e bisognerebbe porre priorità nell'agricoltura ecologica in questi processi nazionali. E questi sono dei commenti generali sui bisogni politici, però vorrei parlare più nel dettaglio della Convenzione per il cambiamento climatico e di quelle che sono le sfide per inserire l'agricoltura in questo spazio politico. Forse Lorenzo è d'accordo con me nel fatto che non si parla troppo dell'agricoltura in sé nella convenzione, e le conclusioni, i risultati di questi negoziati politici hanno delle conseguenze così forti per l'agricoltura che non è possibile parlare di agricoltura, inserire il linguaggio dell'agricoltura in questi negoziati. I negoziati a Parigi hanno definito il contesto internazionale per il tipo di cambiamento climatico che ci troviamo ad affrontare. Come possiamo gestire questo cambiamento climatico? Dov'è il diritto al cibo? Dove inseriamo il diritto al cibo in questi negoziati politici? Io metterei il diritto al cibo in tre conversazioni. Una è una conversazione e una è un negoziato sul target mondiale. Lorenzo ha parlato di aumento medio della temperatura di 2 gradi. 2 gradi è una misura politica, una decisione politica che è stata definita nel 2010, quindi abbiamo parlato di 2 gradi come obiettivo, ma 2 gradi non è un obiettivo sicuro. Sarebbe sicuro se si vive in Svezia, ma non è sicuro se si vive nel continente africano o se si vive nei paesi dove l'impatto climatico è forte, e quindi anche qui in Italia. Quindi se sicuramente le cose continuano a non andare bene, entro la fine del secolo si arriverà a 6 gradi, quindi diciamo che 2 gradi non è il limite sicuro, ma tra 20-30 anni sicuramente non vedremo questo tipo di temperatura. 2 gradi in più di riscaldamento, giusto per darvi un'idea, anche se anche con 1,5 gradi di aumento sicuramente tutto questo porterà alla morte della barriera corallina. Quindi forse possiamo capire meglio in questo modo cosa significa aumento della temperatura. Quindi 2 gradi, se vediamo la distribuzione della pesca mondiale, cosa ci aspettiamo, quello che ci aspettiamo dall'ultimo rapporto dell'IPCC, i pescatori rispondono, i pesci rispondono alla temperatura proprio come noi rispondiamo alla temperatura, quindi sicuramente l'aumento della temperatura è un pericolo anche per loro. Ci aspettiamo che ci sia una migrazione dei pesci da alcune zone verso altre zone. Ci sono alcune zone del mondo dove molte persone dipendono dalla pesca per l'80% della loro sussistenza, quindi a causa del riscaldamento e quindi di questo aumento della temperatura si ridurrà quindi la loro capacità di sussistenza. Quindi per questo motivo secondo me 2 gradi non è una soglia, un limite sicuro. Ci saranno negoziati a Parigi
sui due gradi. Molti dei gruppi che sono presenti a Parigi sono gruppi che stanno spingendo i negoziati verso l'accettazione di una soglia dell'1.5 gradi. Probabilmente non avremo la possibilità di mantenere 1.5 gradi, già 2 gradi è un grande sforzo per noi, è difficile da raggiungere tra 10-15 anni. E gli approcci agroecologici in questo contesto, in questo mondo di cui parlo, potrebbero aiutare, ma sicuramente non aiuteranno a salvaguardare la produzione agricola in molte parti del mondo, parti importanti del mondo. Se superiamo il limite di 2 gradi, e non stiamo facendo molto bene in questi a riguardo, come ha detto Lorenzo, quindi allora abbiamo bisogno di stabilire delle modalità all'interno di questi accordi politici per gestire le conseguenze di tutto ciò. E già ho parlato un po' di queste conseguenze, ho parlato di questa agenda che chiamiamo agenda loss and damage, perdite e danni. Quindi in questa agenda analizziamo quelli che sono gli eventi estremi e eventi secondari, e sono quegli eventi che continueranno ad aumentare nella loro grandezza, nella loro frequenza: aumento della temperatura, salinizzazione dei suoli, desertificazione delle terre, acidificazione degli oceani. Ce ne sono altri 4-5 in questa lista, e l'agenda politica loss and damage consiste nel capire come si svolgeranno tutti questi eventi, quali saranno le conseguenze di questi eventi che lentamente aumenteranno l'impatto e ridurranno la nostra capacità di nutrire il pianeta. Nell'ambito di questa agenda loss and damage, i paesi in via di sviluppo hanno portato avanti una richiesta per una struttura di trasferimento dipendente dal cambiamento climatico. Quindi se pensiamo alle persone che stanno migrando dalla Siria a causa dei conflitti, dietro questi conflitti in realtà c'era una aridità estrema che ha portato molte persone a trasferirsi nelle città in Siria, e poi ovviamente le cose sono peggiorate. Comunque c'è stato un esodo enorme dalle zone rurali alle città ancora prima che il conflitto iniziasse. Questa è la punta dell'iceberg di quello che stiamo analizzando, perché al momento ho detto che abbiamo 2 gradi come obiettivo, come target, siamo già vicini ad 1 grado, quindi stiamo pensando ad un aumento del riscaldamento, ad un raddoppio del riscaldamento. E le conseguenze sicuramente non saranno così lineari, ma esponenziali in termini di impatto. Quindi ci saranno regioni in cui le colture ridurranno anno dopo anno, e ci saranno migrazioni di persone, e quindi la proposta che è stata posta relativa a questa struttura di trasferimento legato al cambiamento climatico è stato messo sul tavolo dai paesi in via di sviluppo, e questa struttura in realtà dovrebbe avere un mandato molto più ampio, non soltanto correlato all'aumento del livello dei mari, perché sicuramente avrà delle conseguenze anche su persone che non sono vicini ai mari, vicini agli oceani. Però l'agenda loss and damage ha anche the dismal when I discuss climate change, because I spend a bit too much time looking at. Mi appassiono molto quando parlo di questo argomento. Comunque vi sono anche degli elementi positivi correlati a questa agenda loss and damage,
Ho comunque grandi esempi, importanti esempi di come possiamo sviluppare dei sistemi che ci permettano di gestire questa serie di impatti sull'agricoltura. Il World Food Program ha creato qualcosa in Etiopia che si chiama Iniziativa di Resilienza R4. Si tratta di un programma che migliora la resilienza delle persone, quindi la capacità di resistenza delle persone, e paga le persone per adottare delle pratiche agroecologiche, quindi paga le persone per aumentare l'utilizzo di compost, per sviluppare dei sistemi agroforestali, per occuparsi dei suoli e quindi utilizzare delle pratiche agroecologiche e quindi che rafforzano la resilienza di questi sistemi, e si basa su un contratto di assicurazioni. Quindi quando vi è una siccità inevitabile oppure non ci sono abbastanza precipitazioni nel corso di una stagione, si mette in atto questo sistema agroecologico, poi vi è un'assicurazione nel caso in cui non riescono a guadagnare dei soldi in modo tale che loro non possano andare al di sotto di una certa soglia di protezione sociale. Poi c'è una protezione sociale da parte del governo, perché si sa che ci sarà un aumento nella frequenza di questi eventi, e nel caso dell'Etiopia si tratta di un'iniziativa fondamentale, perché si parla di agroecologia e di protezione sociale, un sistema di protezione sociale quando si superano questi limiti di adattamento, perché ci sono dei limiti reali all'adattamento e tutti noi lo sappiamo. Il cambiamento climatico è quindi un problema enorme, e sicuramente non sono molto ottimista riguardo a quello che verrà deciso dopo i negoziati di Parigi, però sicuramente rappresenta un'opportunità per tutti noi. C'è un libro recente di Naomi Klein che parla appunto di questo, e che dice che il cambiamento climatico cambia tutto. Il cambiamento climatico in effetti cambia tutto, cambia la nostra società, perché pone dei rischi enormi sui nostri sistemi di organizzazione, i nostri sistemi di nutrizione e di alimentazione. Quindi per me è un'opportunità per rendere i nostri sistemi di produzione alimentare molto più giusti a livello sociale e saldi a livello ecologico. Quindi è un'opportunità per costruire quel futuro migliore che stiamo cercando di costruire, e quindi diciamo che il diritto al cibo rappresenta un ombrello molto più ampio di tutto ciò, e perché c'è bisogno più che mai di solidarietà mondiale e dobbiamo cercare di capire, al centro della nostra riflessione ci deve essere proprio la nutrizione delle persone. Dobbiamo capire come possiamo alimentare tutto il pianeta. Buongiorno a tutti, sono Emanuele Bonpanna, sono un giornalista della Stampa, un collaboratore. Io ho lavorato molto sul tema diritto al cibo e sicurezza alimentare con uno speciale che abbiamo fatto quest'anno, che si chiama Food 4, che appunto trovate sulla stampa.it. Abbiamo anche pubblicato un atlante sulla sicurezza alimentare che vi invito a scaricare gratuitamente dal sito, basta googolare Food 4, 4 come 4, la Stampa, e vi verrà subito fuori. Inizio velocemente a introdurre subito il primo intervento con Maria Grazia Midulla, che è la responsabile clima del WWF Italia, che purtroppo dovrà scappare fra una decina di minuti. Mi collego intanto con lei con Skype. Si può magari abbassare un po'. Maria Grazia. Eccoci, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiara, abbassiamo anzi un attimo il volume, e ti sentiamo anche addirittura troppo.
Dal computer? Sì. Io non so come funzioni qua. Allora, volume. E qua. Ah, prova adesso a parlare. Maria Grazia. Se le prova. Ok, sentite bene tutti? Maria Grazia, iniziamo velocemente, non so se tu hai seguito un po' i lavori di questa mattina, però appunto si è discusso molto sul rapporto tra diritto al cibo, agricoltura, cambiamenti climatici, anche e soprattutto legato al negoziato del clima che si terrà a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre. Sì. Tu sei una delle più grandi esperte di negoziati che io conosco, ti ho intervistata varie volte, so che segui oramai da quasi 20 anni i negoziati sul clima, quindi conosci molto bene i meccanismi e proprio anche i testi su cui lavoreranno i negoziatori in quest'ultima tranche. La mia domanda era appunto questa: capire quali elementi legati al tema agricoltura e diritto al cibo sono presenti nell'ultima versione di questo testo, cioè di queste tematiche che abbiamo parlato, che cosa contiene? In particolare mi riferisco al RED, il meccanismo sulla deforestazione e riforestazione, e al loss and damage di cui si è parlato abbondantemente nella prima parte della mattinata. Sì, senza andare troppo nel tecnico, io vorrei sottolineare che nel testo ovviamente si parla di deforestazione e di capacità di assorbimento del territorio. Sono questioni piuttosto complesse perché, come voi avrete sicuramente già detto, l'agricoltura, come molte attività umane, è un po' vittima e carnefice del cambiamento climatico. Da una parte provoca emissioni per vari meccanismi, sia per la deforestazione, per far posto alle terre coltivabili, sia per gli strumenti che vengono usati, i pesticidi, eccetera, eccetera, sia nello stesso tempo è vittima perché il primo danno economico che viene fatto dagli eventi estremi e da tutti i mutamenti del clima è proprio l'agricoltura. Anche se, come voi ben sapete, la CO2 in una prima fase può far crescere di più le piante, quindi un eccesso di CO2 nell'atmosfera potrebbe far crescere di più le piante, però poi alla fin fine il saldo è negativo. E allora i meccanismi previsti sono dei meccanismi di aiuto nella lotta contro la deforestazione da una parte, e dall'altra sono dei meccanismi che cercano di calcolare quanto il terreno assorbe di più e quanto il terreno assorbe di meno. In passato il cosiddetto LULUCF, che è una sigla incredibile che pochi, dopo anni e anni siamo riusciti a imparare, ha però rivelato che molte volte viene usata per dire che il terreno assorbe molto più di quello che in realtà assorbe di CO2. Il terreno vuol dire anche le piante, eccetera, eccetera. D'altro canto, una delle maggiori minacce dopo la combustione dei combustibili fossili è proprio il cambio d'uso del terreno, che appunto viene cementificato oppure viene deforestato, eccetera, eccetera. E allora ovviamente la questione si riporrà nelle trattative. Non credo che si entrerà nel dettaglio, non si entra nel dettaglio anche nelle bozze in discussione. Un'altra cosa che è nelle bozze in discussione naturalmente è la sottolineatura della questione della crisi alimentare, della possibile crisi alimentare, dell'aiuto per la crisi alimentare ai paesi poveri, eccetera. E qui devo confessare che, per quanto io sia più che sensibile, nel testo alcune volte, nelle varie opzioni,
lo sviluppo sostenibile viene usato come alternativa a delle, diciamo, delle parti che sono più di taglio delle emissioni, quasi a dire sì, però noi dobbiamo svilupparci. Allora la scommessa di Parigi sarà quella di coniugare le due cose, non usandole come alternativa, ma invece attraverso l'aiuto finanziario, riuscendo a favorire lo sviluppo senza però favorire l'aumento delle emissioni. Questo per alcuni paesi in via di rapido sviluppo è estremamente importante. Pensiamo solamente a quello che succede da anni, forse nel silenzio anche, in Indonesia, laddove in Indonesia, in Malesia, nei paesi di quell'area, laddove vengono costantemente bruciate le foreste, provocando anche un inquinamento, una nube nera su quelle regioni, un inquinamento notevole, e per far posto ad attività agricole e piantagioni, per esempio di olio di palma. Quindi queste sono le cose principali. Io credo che quindi c'è un pericolo nel testo di Parigi, che è quello che si cerchi di metterci tutto. Ecco, questo per adesso è lungo oltre 50 pagine, perché ci sono le diverse opzioni. Io ritengo che naturalmente le diverse opzioni sono lì per contrattare. E il fatto che abbiamo un testo è sicuramente un passo positivo, però è anche vero che in questi bracci di ferro il pericolo che poi la corda si spezzi è sempre dietro l'angolo. E soprattutto il pericolo che io vedo per Parigi, il grande pericolo che io vedo, è quello che alla fine si arrivi al minimo comune denominatore. Quello che noi abbiamo chiamato un po' il trattato zombie con il rossetto. Sappiamo bene che a Parigi non si risolverà tutto, però nello stesso tempo a Parigi devono essere poste delle basi molto solide per la lotta al cambiamento climatico nei prossimi anni. Una precisazione veloce: il meccanismo del loss and damage, che tra l'altro è stato introdotto, se non sbaglio, in Polonia o comunque negli ultimi 3-4 anni, ricordi bene? Quale? Ti ricordi bene? Ok. Secondo te, cioè, chi sono i principali oppositori a questo meccanismo e perché? Cioè, chi preme per il loss and damage sono gli stati più vulnerabili, quindi gli stati insulari e least developing country. Invece, perché c'è questa comunque ostilità da parte di alcuni paesi? È una questione economica, quindi un ulteriore burden economico, un ulteriore fardello economico? O c'è qualcos'altro anche per cui c'è comunque una certa ostilità da avere il loss and damage incluso nel testo finale? Ci sono due corni del problema. Un corno del problema è quello che hai già detto, cioè si teme che si creino ulteriori fondi, e quindi fondi che poi vanno rimpinguati e su cui bisogna dare dei soldi. La questione dell'aiuto ai paesi più vulnerabili, sia per la mitigazione che per l'adattamento che per i danni e le perdite, è una questione importante. L'altra cosa però è che c'è il timore che si crei il presupposto di dover riparare a cosiddetto debito ecologico, cioè che i paesi che hanno provocato i danni debbano in un qualche modo riparare a quello che hanno provocato anche dal punto di vista finanziario. E il meccanismo loss and damage, secondo questi paesi, potrebbe creare questo pericoloso per loro presupposto. D'altro canto è ovvio che la questione va affrontata. E noi l'abbiamo detto con molta chiarezza proprio in Polonia, non so se ricordi, facemmo con Action Aid una proposta anche piuttosto ponderosa su questo. E, ecco, il problema va affrontato perché ci sono diverse sfumature nell'attività del cambiamento climatico, e l'adattamento non è l'emergenza, non è la preparazione all'emergenza, non è anche
e la riparazione dei danni già fatti. Quindi, insomma, bisogna considerarlo. Io credo che lo dovremmo considerare non solo a livello di paesi vulnerabili, per quanto il meccanismo riguarderà soprattutto loro, ma dovremmo considerarlo tutti. Ci auguriamo che a Parigi, nonostante il clima di tensione internazionale, si riesca un po' a pensare in modo collettivo, certo aiutando i più vulnerabili. Questo dovrebbe essere nelle nostre società una costante. Però nello stesso tempo capendo che il cambiamento climatico non guarda in faccia a nessuno, colpisce di più vulnerabili, i più vulnerabili perché hanno meno strumenti per far fronte, ma la storia ha dimostrato che appunto il cambiamento climatico non guarda in faccia a nessuno e dobbiamo mettere su dei modi di affrontarlo che sono collettivi. Maria, grazie, grazie. So che devi scappare, quindi io avrei altre domande da farti, ma appunto i tuoi impegni ti Mi chiamano dispiace altrove. appunto di non aver potuto partecipare di persona e di avere i tempi così limitati, ma capite bene che essendo la vigilia della partenza siamo tutti un po' concitati. Bene, ti ringrazio. E invece ne approfitto per fare una domanda subito alla Presidente Livia Pomodoro, che è Presidente appunto adesso del Milan Center for Food Law and Policy. Avremo a Parigi appunto un trattato probabilmente internazionale, legalmente vincolante, ma insomma depotenziato, perché comunque si rimanda la responsabilità poi ai singoli stati, insomma, in qualche modo. Io so che voi lavorate invece molto sul diritto al cibo, soprattutto dal punto di vista di analisi legale. Come si potrebbe sposare un futuro trattato di Parigi sul clima con un eventuale documento legale, un trattato internazionale o una convenzione legata invece proprio al food sovereignty e food security, al diritto al cibo e alla sovranità alimentare? Mission del Milan Center è proprio quella di arrivare, ma in un futuro relativamente lontano, ad una convenzione di regole minime sul diritto all'accesso al cibo e al cibo adeguato, perché bisogna ricordare che noi non abbiamo soltanto bisogno di accedere ad un cibo purché sia e per nutrire le popolazioni. Abbiamo bisogno che quel cibo sia adeguato appunto ad ogni singolo individuo e a ciascuno. E ci sono molte diversità tra gli uomini che vanno rispettate e quindi è necessario che il cibo sia quello più adeguato alla situazione nella quale si ritrovano determinati soggetti. Per quanto riguarda il problema dell'ambiente e del clima e in relazione al COP21, dove noi ci saremo con la delegazione italiana e quindi cercheremo di lavorare anche su alcune di queste questioni, non tutte perché sono tantissime, come voi sapete, le questioni che vengono in campo, ma sulla la conferenza mondiale può e deve essere un punto di partenza, purtroppo solo un punto di partenza. Che fa riferimento, diciamolo molto chiaramente, che fa riferimento alle responsabilità che hanno tutti gli stati, da un lato di preservare l'ambiente e di evitare che le caratteristiche proprie di ogni produzione finiscano col diventare un ulteriore elemento di aggravio della situazione complessiva climatica. Se voi pensate che l'agricoltura, come già stato detto, è da un lato l'agricoltura, quindi la produzione di cibo, ed è per questo che noi crediamo che questa connessione sia molto stretta, ma la produzione. Non si sente? Non si sente? È perché io non so usare questo maledetto gelato. Ah, ecco, proviamo con questo. Ecco, va bene, forse questo funziona un po' meglio. Allora è colpa del gelato, non mia. Sono abituata come tutti i teatranti ad avere gli spillini e quindi faccio un po' fatica. Dicevo che il cambiamento climatico ha anche una responsabilità che non è di poco momento,
nell'agricoltura. Se voi pensate che il 14% del totale delle emissioni di gas serra derivano proprio dall'agricoltura e queste diventano il 25% se si considerano i processi produttivi e di distribuzione. Allora, che cosa si deve fare? È evidente che sarà chiamata la Convenzione di Parigi, se sarà una buona convenzione, dovrà tener conto di tutti questi elementi ed indicare delle linee guida, e non possono che essere linee guida, che conducano ad aiutarci in quel mutamento di attività propria di tutti i paesi, e nessuno escluso, anche di quelli che hanno difficoltà di approvvigionamento di cibo e di risorse, perché questo non si trasformi in un ulteriore aggravio rispetto alle questioni strettamente ambientali. Faccio soltanto un esempio. Noi abbiamo verificato una delle proposte che noi porteremo, che abbiamo portato già all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero dell'Ambiente, che saranno i protagonisti per l'Italia della Convenzione di Parigi, fa proprio riferimento alla formazione dei contadini nelle situazioni nelle quali l'utilizzo di determinati, per esempio i fertilizzanti, ma ci sono l'utilizzo di determinate strutture possono essere più negativi che positivi. Poco fa diceva qualcuno qui che addirittura forse lo diceva la professoressa che addirittura alcuni contadini, utilizzando il sistema di una maggiore umidità dovuto alla conservazione dell'acqua piovana, hanno fatto il danno di quei territori nei quali stavano lavorando. Ma non solo si fa il danno di quei territori, ma se lo si vede nella situazione, diciamo, globale di tutela dell'ambiente, tutto ciò può essere particolarmente grave. Le faccio una domanda veloce. E io le rispondo velocemente. Almeno spero questa volta. Lei ha detto che è un trattato, la convenzione che darà linee guida volontarie, quindi non legalmente vincolante. Secondo lei, da questo punto di vista, non è un problema il fatto che per 23 anni si è lavorato per cercare un trattato, ma di fatto avremo sì un trattato vincolante, una convenzione, ma non un trattato, quindi c'è una differenza legale, quindi non vincolante, quindi lasciando più libertà agli stati invece che obbligando gli stati a intraprendere queste determinate guide? Secondo lei non è un problema proprio dal punto di vista del diritto internazionale? Ma il diritto internazionale deve tener conto anche dei problemi di sovranità dei paesi, deve tener conto di una serie di elementi che non possiamo certo esaminare in questo momento. Però io voglio dire che in questo accordo di Parigi ci può essere qualcosa di più. Si può essere richiamati, e io spero che ci sia qualche indicazione, alla responsabilità comune di salvaguardia dell'ambiente e di sviluppo sostenibile. Questi problemi richiamano, sono questioni che riguardano principi comuni a tutta l'umanità, e quindi io penso che gli stati dovranno fare ben attenzione a non essere coerenti con ciò che hanno approvato nella convenzione. Le convenzioni internazionali, l'abbiamo visto con Rio, ma lo vedremo ancora con tante altre convenzioni internazionali, hanno poi bisogno di una sorta di implementazione, cioè di una spinta da parte dei paesi che sono convinti tutti insieme che questa sia la strada giusta, perché quelli che non adempiono adeguatamente o si sottraggono agli obblighi che pure hanno sottoscritto vengano richiamati all'attuazione di questi obblighi. D'altra parte, voi dovete tener conto che esistono norme che sono assolute, che sono quelle proprio tipiche degli stati.
Poi ci sono delle norme, diciamo, che hanno queste norme, peraltro anche nei trattati, si prevede che possano essere differenziate da paese a paese, ovviamente tenendo conto delle circostanze e delle condizioni del paese. Ma quello che è importante è che viene sottolineata la responsabilità comune per conservare il pianeta e quello che naturalmente è oggi il pianeta, pur abbastanza devastato, intendiamoci, soprattutto in relazione alle future generazioni. Ho apprezzato molto il fatto che lei sottolinei il tema comune, perché fino ad oggi comunque l'impalcatura di tutto il negoziato del UNFCCC era sul principio di common but differentiated responsibility, responsabilità comuni ma differenti, perché chiaramente gli stati in via di sviluppo o meno sviluppati chiedevano maggiori responsabilità da parte di coloro che avevano maggiormente beneficiato dei combustibili fossili, quindi della principale fonte di emissioni. Se vuole la mia opinione, anche questi paesi debbono essere però richiamati ad un'attenzione maggiore sulle regole che loro stessi possono mettere in campo. D'altra parte, non so se voi sapete, ma certamente lo sapete, che a livello costituzionale, cioè nelle costituzioni di molti paesi, questo problema della tutela dell'ambiente, dell'eredità storico-culturale dei popoli è entrato a far parte del nucleo delle norme fondamentali di molti stati. Alcune tra queste sono Guyana, Brasile, Namibia, Cuba, Argentina, Georgia, Sudafrica, Polonia, ne abbiamo parlato poco fa, Albania, Sudan e Mozambico. Ve ne sono anche altre. In queste costituzioni, e non è per caso, non solo si parla della tutela dell'ambiente, ma contestualmente si riconosce il diritto al cibo come un diritto costituzionale. Io ho sempre sostenuto che la battaglia che l'Italia fa e che ha fatto anche con Expo 2015 per la nutrizione del pianeta, in Italia già fondamento nella Costituzione italiana. Però io non annetto anche molta importanza al fatto che, se voi leggete anche quali sono questi paesi, sono prevalentemente paesi che hanno problemi, che hanno avuto problemi anche in relazione non solo al riconoscimento della tutela dell'ambiente, ma anche forse soprattutto al riconoscimento del diritto al cibo. Ma voglio fare un'ultima notazione. L'articolo 20 della Costituzione tedesca, che è stato introdotto nel 1994, recita: lo Stato, tenendo conto delle sue responsabilità verso le generazioni future, protegge le basi naturali della vita umana e gli animali. Questo che cosa significa? Che gli esseri viventi debbono essere protetti attraverso una protezione globale dell'ambiente. Io sono rimasta abbastanza affascinata da questa dichiarazione della Costituzione tedesca, perché peraltro è in linea con quello che è scritto nell'enciclica del Papa, quando si parla della tutela degli esseri viventi, e quando si parla di tutela degli esseri viventi lo si fa in relazione alla tutela dell'ambiente e al riconoscimento del diritto fondamentale di ogni uomo, che è quello dell'accesso al cibo, io dico adeguato per tutti. Grazie. Un diritto, insomma, quello dell'equità intergenerazionale, che appunto dovrebbe essere anche questo incluso nel testo finale del documento parigino, appunto il garantire un pianeta e le risorse di questo pianeta non solo per noi e i nostri figli, ma per tutte le generazioni che verranno. Un principio fondamentale. È un principio che si riallaccia in qualche modo anche alla nuova agenda dello sviluppo. Appunto, il 2015 è stato un anno straordinario dal punto di vista, appunto, del quadro internazionale. Oltre Parigi c'è stato a New York. Si sente meglio? Ecco, scusate. Niente, i gelati oggi. No, anch'io non ho ancora imparato a usare il gelato.
Appunto, no, volevo chiedere al dottor Cristiano Maggipinto, che è appunto ministro per il potenziario dell'Ufficio 9 della Direzione Generale per la Cooperazione e Sviluppo, il ruolo che questa nuova agenda internazionale per lo sviluppo giocherà proprio legata al tema cambiamento climatico e diritto al cibo. L'Italia finalmente sta dando qualche segnale di voler tornare a essere un attore nel mondo della cooperazione internazionale. E volevo appunto capire un po' sia l'Italia ma anche appunto a livello più globale quali sono le sfide che la cooperazione internazionale andrà ad affrontare nei prossimi anni, gli anni insomma fino al 2030 definiti dalla nuova agenda per lo sviluppo, l'agenda Millennium, l'agenda dello sviluppo sostenibile del millennio. Le passo sempre questo che tanto sembra essere... Grazie, buongiorno. Sì, ora a settembre scorso le nazioni... quindi dicevo, a settembre scorso le Nazioni Unite hanno approvato quella che si chiama l'Agenda di Sviluppo 2030, obiettivi di sviluppo sostenibile, che ha sostituito la vecchia Agenda di Sviluppo, che era quella che era stata approvata 15 anni fa e a cui faceva riferimento il dottor Bonpanna, appunto gli obiettivi di sviluppo del millennio. C'è una differenza fondamentale fra gli obiettivi di sviluppo del millennio e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che è contenuta proprio nell'uso della parola sostenibile da parte delle Nazioni Unite e dei paesi che l'hanno adottata, perché la nuova agenda di sviluppo integra diverse dimensioni, non si riferisce soltanto alla dimensione economica, però integra anche la dimensione sociale e la dimensione ambientale, e quindi quando si riferisce allo sviluppo sostenibile si riferisce in particolare ad uno sviluppo che sia sostenibile dal punto di vista ambientale. In più integra anche un'altra dimensione che è fondamentale, che è la dimensione della partnership, ovvero sia si basa su un approccio che è multi-stakeholder e quindi non soltanto le istituzioni statali, ma i singoli individui, la società civile, il settore privato, perché ecco adesso... il settore privato, perché si parla anche a seguito della conferenza di Addis Abeba del luglio scorso della partnership pubblico-privato, quindi tutti questi attori insieme devono realizzare gli stessi obiettivi, e infatti l'agenda si riferisce sia ai paesi in via di sviluppo sia ai paesi sviluppati, perché è la collaborazione fra i due che deve riuscire a rendere possibile lo sviluppo e la crescita dei paesi, che non è soltanto uno sviluppo economico ma è anche uno sviluppo ed una crescita sociale ed ambientale. Naturalmente ci sono gli obiettivi di sviluppo di sviluppo sostenibile, sono 17, fra questi ve n'è uno specifico che è l'obiettivo 2, che si riferisce in particolare alla sicurezza alimentare e nutrizionale, che è stato sostanzialmente ben spiegato prima anche dalla Presidente Pomodoro, perché non si tratta soltanto di assicurare cibo sufficiente ma anche di assicurare una certa qualità del cibo a tutti. A tutti quanti, e c'è naturalmente anche un obiettivo che si riferisce alla tutela dell'ambiente e ai cambiamenti climatici. Mi fermerei qui. Io ho invece ancora una battuta veloce sui progetti proprio italiani. Sul tema che emergerà anche, penso, più avanti nella conversazione, sul ruolo sempre crescente del sapere contadino, cioè di questa agricoltura resiliente,
ecologica, integrata, anche combinata con l'agroforesteria. Ecco, l'Italia che tipo di progetti ha e in che direzione guarda in questo senso? Perché fino ad oggi molta cooperazione è stata fatta in maniera classica, insomma, trasferimento tecnologico, costruzione infrastrutturale, senza realmente guardare al contesto ecologico o alle pratiche esistenti. Invece è stata anche una piacevole scoperta da parte mia, lavorando su questo progetto con la stampa per analizzare le pratiche della cooperazione più virtuosa, è effettivamente emerso, abbiamo visto in Amazzonia, l'abbiamo visto in Mozambico, che ci sono progetti che effettivamente guardano in questa direzione. Se ci racconta un attimo questo cambio di direzione e come, appunto, che tipi di sviluppi avrà in futuro. In realtà da questo punto di vista devo dire che il cambio di direzione di cui parla il dottor Bompan non è un cambio di direzione recente. Il problema è che purtroppo, e questo stiamo cercando di modificarlo, il problema è come comunicare la cooperazione. Il cambio di cui parla il dottor Bompan è in realtà un cambio molto antico. Il problema è che viene poi ad emergere soltanto quando ne parlano i giornali, e grazie anche agli eventi che abbiamo organizzato, alla serie di eventi che abbiamo organizzato ad Expo. Ora, tanto per fare un esempio, il problema della tutela dell'ambiente è un aspetto trasversale a tutti i progetti di cooperazione italiana. Basta che guardiate i progetti di cooperazione italiana in materia di sviluppo agricolo, questi sono progetti che tengono sempre conto della dimensione ambientale, tant'è vero che sono programmi che si riferiscono sempre al sostegno alla agricoltura familiare. E come diceva qualcuno prima, credo la signora Stabinski o anche il dottor Ciccarese, questi progetti in realtà hanno una dimensione ambientale molto forte, perché sia pure indirettamente servono a ridurre in parte le emissioni di gas serra, tutelano la biodiversità, favoriscono un uso più attento delle risorse idriche, e così via. Tanto per citarvi due esempi diciamo così clamorosi che abbiamo, uno dei quali è stato premiato anche ad Expo al concorso Feeding Knowledge, è il progetto sulla tutela di determinati tipi di caffè in Guatemala, con il sostegno ai produttori di questo tipo di caffè, o in Etiopia il progetto delle filiere agricole in Oromia, che sono due, appunto, una è quella del caffè sempre, l'altra quella di un particolare tipo di grano duro etiopico, che viene sempre fatta attraverso il sostegno all'agricoltura familiare. Quello etiopico è un caso, direi, di scuola, perché la produzione dei piccoli agricoltori etiopici, la produzione di grano duro è aumentata in misura tale da consentire a loro di esportare in varie parti del mondo, Italia compresa, e di cominciare a pensare a progetti di joint venture con imprese italiane, quindi partnership pubblico-privato, che possono produrre pasta in Etiopia. Un altro aspetto per noi fondamentale è la tutela degli oceani e dei mari. Noi siamo fra i principali sostenitori dei cosiddetti SIDS, cioè gli Small Island Developing States, i piccoli stati insulari in via di sviluppo. Proprio ad Expo, il 14, 15 e 16 ottobre, abbiamo tenuto una conferenza a loro dedicata, e a cui ha partecipato il ministro degli esteri, il vice segretario generale delle Nazioni Unite, perché in realtà la tutela dei mari, la tutela degli oceani è fondamentale dal punto di vista anche della eliminazione dei gas serra. E noi siamo impegnati, per esempio, tanto per fare alcune cifre,
a dare 2 milioni di euro ad un trust fund sul climate change a favore dei SIDS, che è stato istituito dalla FAO, così come intendiamo dare un contributo di 30 milioni ad un altro trust fund che è in via di istituzione da parte della World Bank, sempre per progetti di sviluppo e di tutela ambientale in questi paesi. Quindi c'è una vasta gamma di interventi da questo punto di vista. Ritorniamo ancora su appunto il Green Climate Fund, che è appunto questo fondo legato all'accordo sul clima di Parigi, legato al tema alimentare e climatico. Io volevo invitare invece qua sul palco, insomma, la scrivania, Vincenzo Vizioli, presidente di AIAB, e Franco Ferroni, responsabile agricoltura WWF Italia. Grazie. Ecco, fino adesso abbiamo parlato appunto politica internazionale, cooperazione internazionale. Io voglio iniziare con Vincenzo Vizioli di AIAB, appunto spostandoci invece sul il grande leviatano del mondo contemporaneo, l'economia. L'agrobusiness rimane ancora oggi una delle principali forze economiche. Per agrobusiness intendiamo le operazioni agricole di grande scala, le grandi forze nel settore agricolo, un settore che ha appunto un settore economico che ha un forte impatto e che sta vedendo tutta una serie di fenomeni complessi su scala globale. Parliamo del land grabbing, parliamo dei commerci internazionali tra paesi, parliamo della finanza legata all'agrobusiness, quindi il trading di commodity alimentari. Ecco, Vincenzo, io volevo chiederti quali sono secondo te proprio in questo settore agrobusiness i principali problemi, poi dell'AIAB, che chiaramente un tipo di agricoltura alternativa sostenibile, in quali problemi individuate le cause più urgenti da indirizzare? I problemi sono evidentemente tanti, le relazioni iniziali li hanno evidenziati, ma principalmente c'è la difficoltà a assumersi le proprie responsabilità e a prendere atto che bisogna cambiare modello di sviluppo. Se prendiamo come assunto valido quanto scrive Papa Francesco nel Laudato Si, che è uno dei documenti politici più avanzati che c'è in questo momento, per fortuna perché viene da una grande autorità, purtroppo perché evidenzia un livello di dibattito scadente nella politica, lui dice due cose fondamentalmente: il cibo è un diritto e la terra va custodita perché non è nostra. Allora, se questo assunto lo condividiamo tutti, va cambiato sicuramente il modello agricolo, perché in questo momento non stiamo garantendo il cibo a tutti e non stiamo proteggendo la risorsa terra. Quindi si deve prendere atto che ci stanno modelli agricoli che questo problema se lo pongono. Dobbiamo evitare di continuare, e questo è uno dei problemi, a nasconderci dietro la parola sostenibilità. Allora, la sostenibilità va definita e declinata. Sostenibilità significa cambiare modello di produzione e modello di consumo. L'agricoltura biologica se ne fa carico perché cambia sostanzialmente il rapporto tra chi coltiva e la terra, assumendosi la responsabilità di non scaricare sulla collettività i suoi problemi, e chi aderisce alla stagionalità, alla territorialità, al consumo critico, in qualche modo si orienta verso modelli sostenibili. Ora la politica, e questo è il vero problema, continua a non capire, a stare anni luce indietro. Il biologico cresce, la domanda interna, dopo diciamo che noi siamo nati per esportare in Germania, in Francia e negli Stati Uniti, da 3-4 anni la domanda interna cresce del 17%, mentre l'agroalimentare scende del 2%, è evidente che con i piani di sviluppo rurale si deve investire a sostenere questa produzione, visto che purtroppo gran parte di questa domanda interna viene colmata con le importazioni. E allora cosa fa la politica? Investe il 10%
di tutto il budget che c'è dei piani di sviluppo rurale quando la richiesta è portiamo al 20 la superficie del biologico. La Lombardia brilla per aver investito il 2 ed è la regione che ha il massimo del consumo in Italia, la presenza di negozi, di punti vendita, di ristorazione più alta di tutta l'Italia, si attesta quasi a livelli tedeschi, eppure risponde in questo modo. E poi per chiudere c'è un problema di quello che è generalmente definito come sovranità alimentare. Noi abbiamo 4 multinazionali che controllano il 60% delle sementi, se ne aggiungiamo altre 2-3 arriviamo al 75%, le stesse controllano il mercato dei pesticidi, le ritroviamo tutte nel controllo dei prodotti sanitari, e se voi andate a vedere i marchi alimentari del mondo ritrovate sempre le stesse. Allora è evidente che bisogna rompere questo meccanismo, e bisogna anche prendere atto che abbiamo attuato politiche sbagliate, intanto perché questa sostenibilità che finanzieremo è finanziata continuando a permettere l'uso di pesticidi che sono cancerogeni. Il glifosato è stato dichiarato cancerogeno, nessuno vuole prendersi la responsabilità di toglierlo dal mercato, si nega la validità di una dichiarazione di un organo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che è cancerogeno, perché l'EFSA dice guardate che il principio attivo forse è cancerogeno, magari è cancerogeno se lo si usa con dei coformulati, cioè il Roundup che è il diserbante comunemente commercializzato. Allora il principio di precauzione dove sta? L'ISPRA nel suo rapporto dice nel 2012 c'erano 112 principi attivi nelle acque profonde e superficiali, l'abbiamo rifatto nel 2014 e sono saliti il 75% perché sono 175 principi attivi. In questo periodo abbiamo dato una valanga di soldi alle aziende convenzionali perché modificassero i loro comportamenti. Se la modifica dei comportamenti comporta l'aumento di 75 principi attivi in più, beh, allora fate come fate prima perché era meglio. Grazie. Ringrazio Vincenzo per questo primo intervento che di fatto mi ha agevolato il passaggio alla palla sia a Franco Ferroni ma anche a Mario Nova, che è il direttore della direzione ambiente della provincia Lombarda. Passiamo a scala europea. Prima facciamo un attimo un test audio, mi hanno detto. Un test audio perché così almeno evitiamo questo ronzio. Maso, spegni il filo, che vediamo se cambia qualche cosa, ma non cambia nulla. No. Uno. Aspetta, c'è questo. Scusate, un secondo. Ok, grazie. Allora, torniamo. Esatto. Colpa mia che dovevo staccarlo prima alla fine della chiamata Skype. Ecco, no, appunto, cambiamo scala e passiamo a livello europeo. Franco Ferroni, responsabile di agricoltura WWF Italia, so che tu segui benissimo da vicino la questione della PAC. La PAC che cosa fa? Io non sono un grande esperto di PAC, quindi volevo capire un po' da te che ruolo gioca all'interno di questo scenario molto complesso di clima, agricoltura, agricoltura sostenibile, diritto al cibo. Che cosa c'è e che cosa non c'è soprattutto, visto che tu so sei abbastanza critico. Sì, la PAC possiamo dire in sintesi che annuncia grandi promesse di sostenibilità, pratica purtroppo comportamenti dal punto di vista agricolo e agronomico che non sono purtroppo affatto coerenti. Cerchiamo di capire come si inquadra il tema della PAC all'interno del dibattito che stiamo facendo oggi in vista della COP21. La PAC è il principale strumento pubblico di sostegno all'agricoltura che
che dovrebbe spingere, promuovere e sostenere quella che tecnicamente viene chiamata la conversione ecologica dell'economia. Il problema della produzione agricola in relazione ai cambiamenti climatici chiama in causa quello che è un vero e proprio processo di transizione verso economie ad alto consumo di combustibili fossili. Pensate agli input chimici che vengono utilizzati in agricoltura, che partono essenzialmente dal petrolio, dalla trasformazione del petrolio, verso modelli invece più vicini al funzionamento dei sistemi naturali. Di fatto l'agroecologia è questo, il passaggio da un'agricoltura industriale a forti input chimici a un modello agricolo e di produzione che invece cerca di imitare il più possibile la natura, proponendo un ciclo produttivo chiuso. Quella che oggi viene chiamata la cosiddetta economia circolare, di cui si parla tanto e diventata tanto di moda, io vi ricordo che chi si occupa di ecologia, il concetto di ciclo chiuso dell'economia ci arriva da lontano. Vi ricordo il libro di Barry Commoner, Il cerchio da chiudere, che risale agli anni 70. La vera sfida che noi abbiamo di fronte rispetto ai processi di conversione ecologica dell'economia è proprio riuscire a capire come possiamo riuscire a conciliare la sostenibilità ecologica con la sostenibilità economica. Facile a dirsi, più complesso da praticarsi, perché noi abbiamo modelli di produzione agricola che sono riconosciuti da tutti come non più sostenibili, ma soprattutto che minano la stessa possibilità di automantenersi. Pensate solo all'effetto di desertificazione dei suoli che è stato causato proprio da un uso eccessivo della fertilizzazione chimica. Eppure i meccanismi abbastanza perversi ci portano a conservare questi modelli di agricoltura industriale, intensiva, di fatto ecologicamente non sostenibili, attraverso l'utilizzo di sussidi perversi. Ora, il tema dei sussidi perversi, per chi ha l'abitudine di leggersi i documenti e trattati a livello internazionale, viene sistematicamente richiamato. Perché? Perché è impensabile che la conversione ecologica dell'economia possa avvenire solo per volontà del mercato. Per molto tempo si è pensato questo, in realtà. Cioè che il mercato, con le sue regole, potesse in qualche modo orientare e indirizzare la conversione ecologica dell'economia. Ormai sappiamo bene che così non è. Sono fondamentali le politiche pubbliche se noi vogliamo andare verso modelli economici più sostenibili. E la politica agricola comune è sicuramente una di quelle politiche pubbliche che si pone l'obiettivo di andare verso un modello di agricoltura più sostenibile. Lo fa? Purtroppo no. Allora, noi nel 2000 con la riforma Fisher avevamo avuto un bagliore di speranza. La riforma Fisher ha introdotto il cosiddetto disaccoppiamento. Finalmente i sussidi all'agricoltura non arrivavano più in funzione della quantità di produzione, ma venivano indicati degli obiettivi di carattere generale, obiettivi pubblici anche, come in particolare le cosiddette sfide ambientali. Non a caso sono tre: cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse idriche. Sono le tre grandi sfide ambientali della politica agricola comune. Ora, se noi guardiamo i documenti che sono stati prodotti a livello comunitario rispetto agli indirizzi della PAC, potremmo dichiararci ottimisti. Il problema è il passaggio tra l'enunciazione dei grandi principi e l'applicazione poi della politica a livello di Stati membri. E la differenza la fanno i dettagli. Sulla carta anche l'ultima riforma, quella del 2014-2020, pone particolare attenzione al tema del rapporto, ad esempio, tra agricoltura e cambiamenti climatici. Il problema è che nella fase poi di applicazione di questi principi generali
ci ha messo, come dire, lo zampino il diavolo. E il diavolo, in questo caso, è inutile nasconderlo, sono i grandi interessi economici che sono dietro il modello di agricoltura industriale intensiva ed ecologicamente non sostenibile. È inutile nasconderlo. Noi abbiamo avuto e continuiamo ad avere una fortissima spinta conservatrice di chi ha interessi economici fortemente legati a questi modelli economici. Vogliamo entrare un pochino più nel merito per capire di cosa stiamo parlando? Velocemente. Uno degli elementi di maggiore novità dell'ultima PAC era il cosiddetto greening del primo pilastro. Immagino che tutti sapete più o meno come è strutturata la PAC, ci sono due pilastri. Primo pilastro, i cosiddetti contributi diretti alle aziende, dove non importa che cosa fai, non importa che tipo di produzione hai, l'importante è che tu abbia della SAU, cioè della superficie agricola utilizzata. Sulla base della superficie che tu detieni come azienda ricevi un premio diretto, per il semplice fatto di esistere. Poi a questa SAU sono stati collegati una serie di parametri aggiuntivi, se sei un piccolo agricoltore, se sei un giovane agricoltore, e tra questi l'elemento di forte innovazione che era stato introdotto con la nuova politica agricola comune era il cosiddetto greening. Il greening di fatto aggiungeva una quota, 30% del contributo base aziendale, per quelle aziende che adottavano tutta una serie di pratiche che dovevano proprio sostenere questa transizione verso la cosiddetta agroecologia. Il problema è che dal negoziato che ha coinvolto per la prima volta Consiglio, Parlamento e Commissione è uscito fuori un greening che potremmo oggettivamente definire un grande imbroglio ecologico, che si è tradotto per le aziende esclusivamente in un ennesimo carico burocratico e che purtroppo non porterà nessun vantaggio per l'ambiente. L'obbligo delle rotazioni era sicuramente l'elemento più forte introdotto nel greening, che avvicinava molto l'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica. L'obbligo delle rotazioni, soprattutto con le azotofissatrici, è un elemento, forse uno degli aspetti più importanti dell'agricoltura biologica, perché consente di ridurre fortemente proprio l'uso dei fertilizzanti chimici. Era uno degli obblighi previsti dal greening proposto dalla Commissione, sparito. In più, le norme che sono state introdotte per il greening fanno sì che sono obbligatorie solo per aziende che hanno seminativi al di sopra dei 15 ettari. Considerate che la dimensione media delle aziende italiane, quelle europee non è molto diverso, anche se ci sono differenze sostanziali in alcuni paesi, è comunque di 8 ettari. Allora, se noi abbiamo un'azienda che ha complessivamente 8 ettari di SAU, è facile immaginare, stiamo parlando dell'80% delle aziende italiane, è facile capire che cosa significa in termini di obbligo poi di applicazione del greening. Non solo, gli unici obblighi reali che sono rimasti sono il mantenimento e la conservazione dei pascoli, aspetto sicuramente positivo ma che cambia poco poi in termini di come dire, di sostenibilità, anzi rispetto a certi aspetti in alcuni paesi potrebbe addirittura essere un problema, perché avete visto dall'intervento di Cicarese che uno degli interventi che dovrebbero essere favoriti è addirittura la forestazione delle aree a pascolo. In Europa abbiamo un problema contrario, noi i pascoli li stiamo perdendo e quindi la politica agricola tende a conservarli a fronte delle politiche di riforestazione. Gli altri misure fondamentali del greening sono le cosiddette EFA, cioè le aree di interesse ecologico, fondamentali per poter aumentare la resilienza degli agroecosistemi, e l'altro è la diversificazione delle attività, delle colture all'interno della singola azienda agricola. Purtroppo i meccanismi che sono stati adottati, le regole che sono state adottate poi in fase applicativa, fa sì che le aziende, le superfici che saranno effettivamente interessate da queste misure sono assolutamente irrisorie. Questo è solo un esempio, e ne potremmo aggiungere tantissime altre, di come
quello che dovrebbe essere la leva principale dal punto di vista delle politiche pubbliche per portare a una conversione del modello agricolo verso modelli più sostenibili, di fatto diventa un vero e proprio imbroglio ecologico. Grazie, magari dopo ci torniamo con appunto la parte del dibattito anche aperta al pubblico, sicuramente penso ci saranno domande su questo tema. Passiamo ancora a un livello più basso, che è un livello secondo me molto interessante, è il livello regionale e locale. La Lombardia è emersa fortunatamente come un buon esempio di agricoltura biologica, almeno nel rispetto ai pessimi esempi italiani delle altre regioni. Una regione complessa come la nostra, che ha sofferto negli ultimi vent'anni anche di una forte cementificazione, quindi anche di una forte sottrazione di suolo per boschi e agricoltura. Una regione che però sta cercando di fare qualcosa. Io ho scoperto che effettivamente è stata approvata una legge per il diritto al cibo in Lombardia, quindi volevo capire un po' che cosa significa una legge regionale di diritto al cibo, cioè che ruolo può giocare, visto che a livello internazionale o anche comunitario si fatica, magari le amministrazioni locali o regionali possono svolge un ruolo, quindi vorrei capire proprio dal punto di vista anche legislativo che peso ha questo legge sul diritto al cibo lombardo. Grazie. Provo a utilizzare questo microfono, vediamo. Intanto grazie per l'occasione di rappresentare il lavoro che stiamo facendo nella Regione Lombardia su questi argomenti. Su questi argomenti che effettivamente hanno un livello di complessità significativo sia sotto il profilo dell'impostazione culturale generale, sia dal punto di vista della responsabilità amministrativa, sia dal punto di vista della maturazione di una consapevolezza collettiva su questi argomenti su cui c'è la necessità, ecco, di passi in avanti, diciamo così. La legge regionale a cui diciamo il nostro moderatore faceva riferimento, per quanto abbiamo bisogno di essere moderati adesso mi sembra che siamo tutti tranquilli, è una esplicitazione di un impegno regionale prioritario sul tema del diritto al cibo, cioè sul tema di una responsabilità che la regione può esercitare per favorire dei processi positivi sia sotto il profilo della produzione del cibo, sia sotto il profilo della commercializzazione, sia sotto il profilo del corretto utilizzo di questo elemento centrale, ecco, per la vita dell'individuo. È una legge che sancisce una serie di impegni, no? Appunto in ordine a questi diversi filoni d'azione che potranno essere esercitati nel prossimo futuro. Vorrei richiamare, in relazione agli spunti che questa legge fornisce, la legge 34 del 2015 del 6 novembre, quindi una legge appena pubblicata sul bollettino ufficiale della regione. Vorrei richiamare alcuni spunti, ecco, dell'esperienza che abbiamo in corso come assessorato all'ambiente alla luce, ecco, dei principi e dei mandati che questa legge ci dà. E in primo luogo faccio riferimento al lavoro che stiamo facendo cooperazione internazionale su questa materia. Noi ci siamo, devo dire, siamo stati sollecitati da altri soggetti istituzionali subnazionali, faccio riferimento alla California, faccio riferimento al Baden-Württemberg, a impegnarci sul tema del clima, del corretto esercizio di attività di pianificazione per l'adattamento o per la mitigazione sotto il profilo dell'intervento nel proprio territorio, da soggetti che appunto non avevano una responsabilità statale centrale, ma riconoscevano la necessità di traguardare i temi del clima sotto il profilo di una cooperazione di livello internazionale. Questo è stato un impegno che nel corso degli ultimi due anni, forse anche con lo stimolo di Expo, abbiamo sviluppato con particolare attenzione. Abbiamo anche sottoscritto dei momenti dei protocolli con questi soggetti proprio per uno scambio di esperienza da un certo punto di vista, per conoscere quello che si fa in altre realtà, ma anche per
così attestare un livello di impegno che non può essere esercitato solo dai grandi attori, diciamo così, siano essi istituzionali e quindi gli stati, siano essi sociali ed economici, che oggi e nei prossimi giorni saranno protagonisti a Parigi nell'ambito della COP21, ma che deve trovare anche una forte come dire, presenza di livelli istituzionali subnazionali. Diciamo che ho sentito oggi diversi spunti che da questo punto di vista sollecitano un impegno importante. E effettivamente, come dire, l'area di azione che in queste relazioni di scala internazionale portano poi a una visione locale dell'operatività, della decisione, del progetto, come dire, sono stati molto importanti. Per esempio, sensibilità sul fatto che non si possa solo parlare di un piano per il clima, diciamo così, o di azioni afferenti al clima in sé, ma che di questa attenzione, di questo impegno, di questa consapevolezza debbano essere innervati tutti i momenti di decisione istituzionale che in particolare la nostra regione deve assumere. Mi sembra che sia stata un contributo molto importante. Noi abbiamo portato al tavolo del confronto a questo livello internazionale il piano per il risanamento dell'aria, il piano della mobilità dei trasporti, il piano energetico ambientale. Cioè, ciascuno di questi ha avuto e dà un'incidenza significativa nelle decisioni locali in ordine ad aspetti che poi ricadono sulle dinamiche del clima nel suo complesso. Ti interrompo giusto per una curiosità, una domanda, ma appunto questa è una legge che sancisce il diritto al cibo. Io come singolo cittadino, come associazione, io posso appellarmi da un punto di vista legale a questa legge qualora il mio diritto accesso al cibo sia violato, oppure semplicemente ma una io legge penso che di la indirizzo? Legge più volte citata sia stata maturata nell'ambito di quelle che sono le competenze proprie della regione di ordine legislativo, sì, di indirizzo programmatico, di impegno finanziario, anche perché ci sono delle risorse da destinare a queste tematiche, di supporto a iniziative anche locali per sostenere, ecco, delle corrette modalità per garantire il diritto al cibo. Un solo accenno: il tema dello spreco alimentare, quindi il tema della promozione di una sensibilità collettiva su questo argomento, che è legato poi all'assunzione di stili alimentari che possono avere delle ripercussioni importanti anche in ordine alla domanda di cibo e quindi alla produzione di cibo e quindi all'esercizio di attività economiche nel nostro ambiente, nel nostro territorio. È uno dei temi che in questa legge viene affrontato. Io direi che non è tanto una legge che pone dei principi di diritto fondamentali, stanno in altri livelli di legislazione, stanno a livello della Costituzione, stanno a livello del diritto civile nazionale, ma è una legge che propone aree di impegno e promozione di iniziative locali che penso possano avere concreta esercizio nella realtà del nostro territorio. Noi per esempio stiamo facendo, solo una battuta, un lavoro sull'educazione alimentare nell'ambito dei nostri programmi di educazione ambientale, che sta avendo un forte interesse nell'ambito del sistema scolastico lombardo. Abbiamo un'intesa con l'ufficio scolastico regionale proprio per portare nelle scuole questo tema della corretta alimentazione in generale e del contrasto allo spreco. Ecco, ci sembra questa un'iniziativa che, in linea con i principi e presupposti della legge, possa fornire elementi utili per la sensibilità collettiva su questo argomento. Mario Nova, direttore della Direzione Ambiente, grazie. Grazie. Vorrei aprire adesso la sessione di dibattito aperto a tutti. Io avrei naturalmente un sacco di altre domande a fare ai nostri
nostri relatori qua oggi. E ovviamente invito anche la dottoressa, la professoressa Strabinski, se vuole anche lei offrirsi per rispondere alle domande. Quindi chiunque sia interessato dal pubblico a porre domande sulle questioni aperte, tantissime, complesse, fino ad ora è invitato a venire qua, io posso passare il microfono. Prego, si avvicini pure. Cerchiamo di tenere domande brevi e abbastanza efficaci in modo tale da poter garantire a tutti la possibilità di esprimersi e di fare richiesta. Sì, io faccio una domanda a Vizzioli e a Nova. Di questo tipo. Giustamente è stato valorizzato l'intervento della Regione Lombardia sulla legge diritto al cibo, però Vizzioli ci ha detto che, se ho ben capito, il PSR Lombardo destina poche risorse ai cambiamenti necessari per far sì che alla domanda crescente in Lombardia di prodotti biologici corrisponda anche un adeguamento della superficie SAU, che è la più bassa rispetto agli abitanti di tutte le regioni dedicate al biologico. Quindi chiedo a Vizzioli di precisare la sua analisi sul PSR e poi chiedo a Nova di rispondere in quanto Regione Lombardia anche su questo terreno. L'analisi del PSR è semplice. Noi abbiamo chiesto, in fase di discussione della nuova programmazione, di investire sul biologico, anche perché lo stesso regolamento comunitario chiedeva agli Stati membri di fare attenzione a non penalizzare l'agricoltura biologica, in quanto rispondeva ad uno degli obiettivi più importanti della politica agricola comunitaria, che era il contrasto ai cambiamenti climatici. Il dato che ci ha dato all'inizio nella prima relazione diceva che l'agricoltura biologica ha fissato circa 8 milioni di tonnellate di carbonio, cioè invece di emetterlo lo fissa nel terreno per aumentare la sostanza organica. Con questa proposta poi abbiamo ovviamente chiesto non solo soldi ma un ragionamento complessivo. Il dato di fatto è che in molte aree 2000 che sono state citate anche qui non c'è la priorità dell'agricoltura biologica in diverse regioni. E poi l'altra risposta è stata: noi abbiamo circa il 10,2% di SAU a biologico. L'investimento medio di tutte le regioni è stata non supera il 10%. Quindi, insomma, se cresce l'agricoltura biologica cresce di moto proprio e non per investimento. Sulla Lombardia dicevo che, pur essendo la regione che ha il maggior consumo, che ha il maggior mercato, che ha i distributori, che ha i trasformatori, non c'ha i produttori, perché il pacchetto di investimento è solo il 2%. Su questa PAC la coalizione, il gruppo, il tavolo delle associazioni biologiche e ambientaliste ha fatto un ragionamento, propositivo, e poi ha anche fatto attenzione con questa campagna Stop Glifosato, perché è uno degli elementi emblematici del problema, perché se non si cambia sostanzialmente le regole dell'agricoltura integrata e si continuerà a finanziare qualsiasi modello agricolo, noi diremo di finanziare l'uso sostenibile di un prodotto cancerogeno. Se qualcuno riesce a comunicarlo ai consumatori, gli do la mia. Vorrebbe andare al microfono. Sì, grazie, ma io adesso non ho elementi per indicare se sia il 2% o un altro dato, quello relativo al finanziamento diretto di sostegno, diciamo, al comparto diciamo biologico della nostra agricoltura. Posso dire che come dire, nell'ambito del piano di sviluppo rurale 2014-2020 c'è una forte concentrazione sui prerequisiti, diciamo, di carattere di sostenibilità ambientale che
le aziende agricole devono contribuire a promuovere nell'ambito della loro attività, sia sotto il profilo della diciamo gestione diretta di queste risorse ambientali, sia sotto il profilo della diciamo promozione di processi produttivi innovativi, diciamo disincentivando quelle pratiche agronomiche che hanno un impatto ambientalmente pesante, in particolare diciamo incentivando quelle che promuovono la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti chimici, con diciamo, una serie di aree di finanziamento finalizzate proprio a questo tipo di agevolazione. Penso adesso che il contributo che le rappresentanze del settore hanno fornito alla Regione nella maturazione delle scelte di pianificazione sia stato attentamente considerato, anche perché una linea che noi come assessorato all'ambiente diciamo abbiamo proposto in questo percorso di programmazione è proprio quella dell'attenzione alla diciamo al sostegno di quelle attività agricole che diciamo agevolano finalità che sostengono finalità di legate alla biodiversità, legate alle caratteristiche locali, legate al contenimento dell'uso del suolo. Quindi non direttamente forse connesse al segmento specifico della biodiversità, ma certamente dell'agricoltura biologica, ma certamente vicine come finalità generali di sostenibilità. Se non ci sono, c'è un'altra domanda, perché sennò so che voleva anche fare un brevissimo intervento, un secondo proprio. Intanto se qualcuno ha domande. Sì, no. No, allora, la domanda mi dà spunto per evidenziare quello che è uno degli elementi del cosiddetto imbroglio ecologico di cui ho parlato nel mio primo intervento. Ora, i programmi di sviluppo rurale, che sono il cosiddetto secondo pilastro della PAC, dovrebbero, sulla base del regolamento comunitario, destinare il 30% delle risorse alle cosiddette misure agroambientali climatiche. Allora, in fase di negoziato noi abbiamo chiaramente già detto che quel 30% non era sufficiente. Il problema è che nella fase poi applicativa siamo, come dire, caduti per l'ennesima volta in un imbroglio ecologico. E dov'è? Allora, dal 2014, per le regole dell'Unione Europea, la cosiddetta agricoltura integrata dovrebbe essere obbligatoria. Quindi dovrebbero essere comunque attivate obbligatoriamente pratiche che tendono a ridurre il consumo di fitofarmaci. Che cosa ha deciso l'Italia attraverso il Piano Nazionale di Uso Sostenibile dei fitofarmaci? Che esiste l'agricoltura integrata obbligatoria con dei criteri minimi, a cui si affianca la cosiddetta agricoltura integrata volontaria, a cui verrà associato un marchio che entrerà direttamente in concorrenza con il marchio dell'agricoltura biologica. Io sfido un consumatore che arriva nel supermercato a capire la differenza tra la coccinella dell'agricoltura che ci segnala l'agricoltura integrata con la foglia a stelle della Commissione Europea che ci consente di riconoscere il prodotto biologico. Ma la situazione di per sé paradossale è che all'interno di questo 30% dei contributi dedicati all'agro climatico ambientale è finita la cosiddetta agricoltura conservativa. Che cos'è l'agricoltura conservativa? È semplicemente l'adozione di tecniche e di pratiche che riducono la lavorazione dei terreni. Peccato che tutto questo viene compensato da un aumento notevole dell'uso dei fitofarmaci. Quindi arriviamo praticamente a un vero e proprio paradosso. Cioè, da una parte dovremmo ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci attraverso l'obbligatorietà dell'integrato, dall'altra parte in realtà andiamo a sovvenzionare la cosiddetta
agricoltura blu, agricoltura conservativa, che entra in diretta concorrenza con quella biologica. Abbiamo avuto addirittura regioni che la premiavano più del biologico, cioè alla fine l'agricoltore sostanzialmente veniva incentivato a utilizzare pratiche che si allontanano dalla sostenibilità. Questo è un classico esempio di come l'imbroglio ecologico poi si nasconde dietro i dettagli delle regole e delle procedure di applicazione della politica agricola comune. C'era un altro intervento dal pubblico. Un piccolo commento in forma di proposta. Allora, è vero che parliamo di politica agricola comunitaria e parliamo di PSR, con due logiche anche diverse che permettono a ciascuna regione una sua autonomia. Il tema delle misure agroambientali, appunto, è stato detto anche, è stato raccontato un po' nelle sue anche ambiguità, anche georeferenziando in questa regione il dove sono state utilizzate, non si percepisce un disegno generale e quindi si affida, no, un meccanismo che non è solo della regione Lombardia peraltro, si affida al singolo, che poi sono i famosi 8 ettari che danno l'idea di una capacità non solo produttiva ma anche di altro genere limitata, no? Si affida al singolo la costruzione di un disegno che invece potrebbe essere dell'istituzione, no? O almeno la regione in realtà aveva fatto delle cose interessanti negli anni passati quando aveva trasformato il progetto 10 grandi foreste in qualche cosa che fosse, diciamo, più articolato nella forma del disegno di rete ecologica, quindi facendo intravedere l'idea di connettere potenzialmente utilizzo di misure agroambientali o misure associate, perché quel progetto non era solo, no? Dentro un disegno pubblico. Perché dico questa cosa? Anzi, un'altra ancora. Non si può affidare il cambiamento di un meccanismo che potrebbe essere di economia circolare, come si diceva, ma anche limitandosi a qualche soluzione minimamente sistemica, alla buona volontà di aziende, e siamo ancora sempre lì, no? Gli 8 ettari e quindi la capacità di strategica. Allora, il tema è, mi sembra che non basti la politica agricola, neanche la politica di sviluppo rurale, per la transizione verso una prospettiva, diciamo, agroecologica, COP21, ogni genere di sfumatura diciamo, degli obiettivi di sostenibilità in senso proprio, cioè strutturale. Mi sembra che un ragionamento da fare sia proprio di uscire dal frame agricoltura e entrare in un frame più sistemico. Le due citazioni, appunto, misure agroecologiche piuttosto che appunto uscire, progetti concordati, l'esperienza della Regione Lombardia di non sostenere veramente una costruzione, e non è solo, ribadisco, della Regione Lombardia, non sostenere una transizione verso dei sistemi, quindi che si ricade sempre sull'adozione di misure singolo a singolo. Dov'è il luogo, secondo voi, dove invece si può pensare di uscire dal frame agricoltura, il che vuol dire uscire anche dal frame solo agricoltori, cioè l'impostazione dei tavoli negoziali è molto di questo genere, ancora molto settoriale, per passare invece a un frame in cui costruisci, circolare o no, un'ottica almeno minimamente di sistema, in cui metti insieme gli elementi del sistema agroambientale, cioè i trasporti, la logistica, il consumo, i rifiuti. Dov'è il documento dove questa cosa viene definita, dove sono i tavoli dove questa cosa viene definita? A livello locale, partiamo dalle città, a livello della regione Lombardia, delle altre regioni, lo Stato, eccetera, eccetera. Mi sembra che questa cosa manchi, il disegno strategico dell'istituzione, perché poi ci possono essere anche le azioni dei singoli. Magari volevo fare un attimo giusto una parola al dottor Maggipinto, appunto sul livello internazionale. Insomma, a livello internazionale sicuramente l'agenda dello sviluppo sostenibile dovrebbe indirizzare questo. E a suo modo dovrebbe forse anche ricadere, come dire, a cascata sul livello nazionale. Quindi le chiedo proprio una battuta veloce su se questa agenda rimane appunto un mega documento internazionale legato ai ministeri degli affari esteri, oppure può essere e deve essere un documento di indirizzo per città, amministrazioni nazionali, regionali, locali, come chiedeva il signore nell'intervento. Assolutamente sì, ho detto prima che l'agenda di sviluppo 2030, quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibili, sono un'agenda multi-stakeholder. Questo significa esattamente questo, che coinvolge tutti, quindi coinvolge le istituzioni statali, le istituzioni a livello locale, il settore privato, gli individui, le organizzazioni della società civile, e
comporta inevitabilmente, quello che dicevo prima, una coerenza delle politiche dello sviluppo, perché le politiche devono essere coerenti a tutti i livelli. Se vogliamo raggiungere il risultato, non ci può essere un contrasto fra quello che viene fatto a livello centrale, quello che viene fatto a livello locale, fra quello che viene fatto nei paesi in via di sviluppo e quello che viene fatto nei paesi sviluppati. Quindi passo anche subito a Doreen Strabinski, visto che è ancora qua, volevo approfittarne, visto che lei è anche esperta di trade, di commercio. Il documento c'è, quindi forse sta proprio a far sì che le varie istituzioni, alle varie scale geografiche, adottino questa misura, e quindi forse anche a livello di commercio internazionale servirebbe che questa agenda venisse adottata. Quindi volevo chiederti appunto, come è possibile a livello di World Trade Organization e anche a livello internazionale comunque far sì che questa agenda sia adottata? Se è una questione appunto di politica statale o anche i singoli cittadini devono attivarsi per fare pressione in questo senso? So just a quick question, when you say this agenda. Allora, agenda, quale agenda? L'agenda per l'agenda di sviluppo climatico? L'agenda per gli sviluppo, per lo sviluppo sostenibile o l'agenda per gli obiettivi climatici? Beh, entrambe forse, perché entrambe comunque hanno più o meno la stessa finalità. Ebbene, io penso che parlerò maggiormente dell'agenda climatica, sui cambiamenti climatici, rispetto all'agenda sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Voglio essere forse un po' provocatoria, o forse sono presa per essere un po' troppo radicale. Ho parlato già di svariati cambiamenti e davvero ritengo che i cambiamenti climatici che sono lentamente qui davanti a noi cambieranno mano a mano la nostra vita, e la nostra vita dovrà cambiare, perché non dovremo più bruciare combustibili fossili sul pianeta entro il 2050, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di non avere un aumento di temperatura di oltre 2 gradi, quindi significa zero gas naturale, zero petrolio tra un paio di decenni. E ciò che emerge dai vari commenti, dalle varie presentazioni, quando lasciamo le cose in mano ai governi, soprattutto a quei governi che sono soprattutto influenzati dalle grandi corporation, dalle grandi multinazionali, dai grandi player economici, ebbene abbiamo ciò che abbiamo avuto finora rispetto per esempio alla PAC, e quindi stanno provando a cambiare leggermente le cose, ma non ci sono dei veri e propri cambiamenti. E per esempio anche quelle organizzazioni delle società civili parlano di un contento climatico, ebbene questo può essere integrato e applicato anche agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. E altrimenti continueremo ad andare a erodere un pochino la situazione, a migliorare un pochino la situazione, ma non ci sarà un vero e proprio cambiamento di paradigma. E anche per esempio stiamo parlando, ora è tempo di una vera e propria trasformazione agricola, per esempio gli fertilizzanti chimici, per esempio a base di azoto, non possono più essere utilizzati. E per esempio a volte si punta il dito contro i governi, contro le grandi multinazionali, e questi player, questi attori insieme, per esempio anche a Parigi, non ci porteranno una soluzione. Allora cosa significa? Ebbene significa che per molte organizzazioni della società civile
che stanno faranno grandi dimostrazioni il 12 dicembre. Davvero il 12 dicembre sarà una grande giornata di proteste in strada, magari un po' di difficoltà a Parigi, vista già anche la situazione dopo gli attacchi terroristici, ma comunque ecco, questo il 12 dicembre sarà il punto d'inizio e poi con ciò che vedremo nel 2016 ciò che ritengo sia necessario. Faccio l'esempio di movimenti per i diritti civili, per esempio negli Stati Uniti. Per esempio in passato negli anni 60, quando si è iniziata ad avere una vera e propria disobbedienza civile, che ci sono stati dei cambiamenti, non solo quando ci sono stati dei sit-in, e molte persone in questi ambienti, in queste associazioni, ebbene se lasciamo tutto in mano ai governi continueremo a avere piccoli, piccolissimi cambiamenti, ma invece dal 2016, allora, io, per i miei studenti, per esempio a livello universitario, ora hanno 20 anni e non hanno un futuro positivo davanti a loro, non sono nemmeno ottimistici rispetto al loro futuro. E per esempio è quello che già è avvenuto in Germania a fine estate, quando hanno bloccato la produzione di quell'azienda in Germania. E a volte dobbiamo per raggiungere un forte, vero, radicale cambiamento nella società, ebbene a volte è necessario, non voglio dire, permettetemi in termini, rovesciare il governo, ma comunque fare qualcosa di forte, di impatto per poter davvero concretizzare questi cambiamenti. Penso che se c'è proprio una domanda velocissima, se no mi avverrei alle conclusioni. C'è la signora forse che ha chiesto. E ricordo anche che il 29 dicembre a Roma si terrà la marcia per il clima, quindi chi appunto vuole esprimere il proprio giusto dissenso sui negoziati o su comunque com'è gestita la questione climatica a livello nazionale e internazionale il 29 a Roma. Se c'è l'ultima domanda, se no passo la parola a Elena. Già che sì, una domanda o un commento. Due minuti. Posso, magari sono fuori tema. Volevo portare una piccola testimonianza. Dunque, io penso che agricoltura sia anche cultura. Collegamento tra la comunità e il suo territorio. Da 20 anni io abito a Bollate, mi sto battendo per la tutela di un patrimonio storico, ambientale, agricolo che era a rischio e siamo riusciti, a proposito di cementificazione, a evitare una speculazione edilizia dentro il parco delle Groane. Erano previsti 240.000 metri cubi a ridosso di questo antico borgo agricolo che si è conservato pressoché intatto. Ed è uno dei paesaggi fuori porta tra i più belli della Lombardia. Tutto il complesso, Villa Arconati, borgo agricolo, 200 e passa ettari di terreno, sono stati acquistati 25 anni fa da una società immobiliare. Perciò la prospettiva è quella che avevo detto, no? Siamo riusciti a impedirla, abbiamo tutelato gli abitanti, perché la prima azione che hanno fatto era stato sfrattare gli abitanti. Gli abitanti sono rimasti lì al loro posto, chiaramente da 20 anni a questa parte sono diminuiti, da 65 che erano si sono ridotti a 20-25. Abbiamo chiesto, c'era anche oltre al vincolo del Parco delle Groane il vincolo monumentale della sovrintendenza, che era solo per la villa e il suo giardino, abbiamo chiesto l'estensione e adesso il borgo agricolo ha la stessa dignità storica, assieme a gran parte del territorio, della villa. Arrivati a questo punto stiamo tentando di convincere i proprietari al recupero e alla conservazione di questo patrimonio eccezionale. Siamo in un contesto paesaggistico straordinario, abbiamo incontrato anche la Regione Lombardia, Commissione Parchi e Agricoltura, sono venuti l'anno scorso a fare un sopralluogo,
nel luglio dell'anno scorso hanno votato una mozione che invitava il Presidente a impegnarsi per il recupero e il restauro. Perché la sovrintendenza ci ha detto: noi possiamo tutelare il patrimonio, ma per dare un indirizzo è necessario il sostegno degli enti pubblici. Adesso noi continueremo a insistere. La prima risposta è stata dalla Regione Lombardia, questa mozione presentata e votata all'unanimità, che non ci sono risorse. Perciò, secondo me, per fare in modo che ci sia un'attenzione, sì, all'agricoltura, a un ritorno, a prendersi cura, perché è sì un diritto il cibo, ma c'è anche un dovere da parte del cittadino di riprendersi cura del territorio. Certo, grazie. Abbiamo così toccato tutti i livelli, anche quello iperlocale. Lascio quindi la parola per le note conclusive a Elena Giachia, spero di aver pronunciato Iachia, non sbaglio sempre di J. Ti passo direttamente. Bene, solo due parole di conclusione per ringraziare assolutamente gli organizzatori della mattinata. Noi abbiamo dato un supporto molto volentieri all'organizzazione di questo seminario perché ha richiamato all'attenzione una serie di temi che a nostro avviso sono molto, molto rilevanti. I dati riascoltati quest'oggi sull'aumento della CO2, ma anche il ruolo che l'agricoltura può avere in termini positivi o negativi su questa partita, credo che sia molto importanti. Purtroppo direi che i dubbi relativi alla reale capacità dei governi centrali e delle istituzioni nel condurre la transizione del nostro sistema economico e accompagnarci verso un raggiungimento degli obiettivi che sono sul tavolo dei negoziati a Parigi, ma più in generale anche per quanto riguarda i Sustainable Development Goals, credo che sia un dubbio che tutti noi condividiamo e che purtroppo abbiamo davanti. Credo che sia necessario e opportuno accompagnare una reazione e un sostegno dal basso. La società civile, le istituzioni locali, le città, a mio avviso, hanno un ruolo fondamentale e probabilmente risolutivo nel creare una forza di cambiamento, spingere verso le istituzioni centrali, verso scelte più radicali. Soprattutto io credo sia compito dei cittadini richiedere delle politiche più coerenti. E credo che cominciare a applicare gli obiettivi nelle politiche giorno per giorno sia l'unica possibilità per riuscire ad arrivare a un raggiungimento più reale. Oltre che le politiche, richiamo le scelte di investimento private, perché è ovvio che queste non sono disgiunte. Nel tema della coerenza delle politiche voglio fare un richiamo all'anno internazionale del suolo, che ovviamente in quest'anno accompagna il finale verso il negoziato di Parigi, deve essere assolutamente posto in evidenza e posto tra le prime questioni da tutelare. E nell'anno internazionale del suolo alcune associazioni si stanno interrogando sulla necessità di, per esempio, ritornare a parlare di una direttiva europea del suolo che vada a tutelarne non soltanto la qualità ma anche la quantità, nel senso di tutelarla contro una urbanizzazione selvaggia. E credo che da questo punto di vista il fatto che le associazioni stiano rivolgendosi verso la possibilità di richiedere con una raccolta di firme molto massiccia una riproposizione all'ordine del giorno di questo tema ci aiuti a capire che la società civile su questi temi è presente.
cito per come dire, dare un dato positivo su come la, l'opinione pubblica comunque attiva su questi temi, il fatto che nella attività che la Commissione europea sta svolgendo di revisione, cosiddetto fitness check sulle direttive Habitat che sono in corso, sono comunque pervenute alla Commissione europea 150.000 firme nel giro di pochissimi mesi, proprio a sostegno di quella che è il, di quello che è il ruolo della rete Natura 2000 e delle direttive sotto questo profilo. Questo significa, lo cito perché sono argomenti ovviamente correlati, e perché questo significa che anche sui temi dell'agricoltura biologica, del coinvolgimento dei gruppi d'acquisto nelle scelte di consumo e nelle scelte di produzione, che questo in qualche misura induce anche nella produzione, soprattutto nelle aree periurbane, credo che possa essere un segnale importante, positivo e di ottimismo con cui concludere questa mattinata di discussione. Grazie. Grazie. Elena Iacchia, direttore dell'area ambiente di Fondazione Cariplo. Mi permetto di rubare io due minuti per mettere un altro imputato sul banco che fino adesso è stato assente, che è la stampa, comunque il mondo dell'informazione, che l'ha menzionato effettivamente il dottor Maggipinto prima. Non ho la stampa, il mio giornale, cioè la stampa minuscola. La stampa in particolare. La stampa anche in particolare come giornale. Però credo che se tanti cittadini oggi non vedono temi come il diritto al cibo, il cambiamento climatico, la biodiversità come temi centrali, ma si fanno terrorizzare da ben altre cose o si fanno affascinare da ben altre sciocchezze, gattini e quant'altro sappiamo in festa la rete oggi, io credo che sia il ruolo della società civile anche pretendere che i giornali diano questa informazione, non solo aspettare che i giornali la diano, perché è chiaro, certo, io spererei che fossero i giornali e noi giornalisti, almeno chi crede o chi segue queste tematiche ambientali, fa di tutto per raccontarle, al punto che noi siamo dovuti andare fino in Europa per chiedere una grant per fare questo progetto sul cibo, Food for. E io forse credo che sia anche un momento per cui le fondazioni, la società civile, le organizzazioni facciano pressione sui giornali affinché producano un'informazione di qualità e approfondita su questi temi, e non che la releghino sempre alle pagine del costume, perché l'ambiente purtroppo raramente fa la prima pagina, fa la 12ª, 14ª, 38ª sui cartacei, anche online è raro vedere in home page in prima, in alto le notizie sul clima. Le vedremo a Parigi perché tutti saranno a parlare in quel giorno, poi scompariranno le analisi approfondite e scompariranno riflessioni strutturate su questo tema. Quindi questo è il mio contributo di oggi, insomma, che la società civile e i singoli cittadini scrivano, chiedano ai direttori dei giornali, pretendano che l'informazione di questo tipo sia fatta. Perché noi ci lamentiamo sempre che la stampa, sempre in minuscolo, non fa il suo vero dovere. Beh, allora è anche giunto il momento che tutti prendano un momento per far sì che la stampa ritorni a fare il suo dovere anche sui temi ambientali, di diritto al cibo e di diritti umani in generale. Io ringrazio tutti gli oratori, penso che sia stata una giornata molto interessante, ho imparato moltissime cose, sono stato affascinato da tutte le relazioni. Come? Ovviamente adesso tutti a pranzo, ci sarà questo momento social, come è stato definito, questo momento conviviale, userei una parola un po' più âgée. E appunto chi vuole appunto continuare a scambiare informazioni, chiacchiere, fare domande ai presenti, immagino che siano disponibili per il pubblico, per tutti i presenti. Grazie ancora a voi tutti, grazie per gli organizzatori di Manitese, la cooperazione e lo sviluppo che ha sostenuto l'evento, la Fondazione Cariplo ovviamente che ha supportato la realizzazione, e Expo dei Popoli che ha coordinato la giornata. Grazie a tutti ancora.